Signori, siamo qua, rieccoci. Sono particolarmente emozionato oggi, forse mi tremerà la voce perché è un momento un po' particolare per noi, insomma, perché non soltanto, insomma, parliamo di un argomento abbastanza, come posso dire, precisino, ecco, perché parlare di gestione colore, correzione colore, c'è un sacco di gente un po' permalosa, non si offenda nessuno che se lo dico, ma che quando uno sbaglia una parola dice, non so, sorgente colore, no, dovevi dire metodo colore, poi ti scrivono, no? In posta privata, stai attento che so dove abiti, insomma, succedono cose a volte. Quindi questa volta io voglio un attimo, ecco, come posso dire, cautelarmi, mi cautelo, e sono cautelato anche l'altra volta, ma voglio indossare, insomma, simbolicamente i panni dell'esperto, esperto fino a un certo punto. Quando dirò una cosa tecnica, vi ricordo a tutti che io lo farò in maniera che sia chiaro, che la mia competenza, insomma, arrivi Insomma, in maniera ce l'avevo indiscussa. anch'io, potevo prendere il mio, non me l'hai detto. No, vabbè, ognuno deve tenere il suo ruolo, cioè, l'esperto lo faccio io, quindi cioè, tu fai. Sto parlando con Marco Livotto, che passava di qua. Diciamo che è semplicemente la persona più esperta, questo lo uso dopo, la persona più esperta a quale potevamo rivolgerci quando si parla di correzione colore. Allora, non dico adesso la più esperta al mondo, in questo pianeta, insomma, perché il Mamma. resto non possiamo. E volevo anche simbolicamente, insomma, mi sono cercato di degnamente accogliere Marco con uno sfondo di Storm Thorgerson, l'artwork, lo riconoscerete tutti, insomma, di copertina di Dark Side of the Moon, da un'idea di Isaac Newton. Stavo per dire a Isaac Asimov, c'ho avuto un cortocircuito Newton. mentale. Sì, no, non sarà nel primo o Però nell'ultimo. ci stava bene, devo dire, dai. Sì, assolutamente. Abbiamo Federica che ci farà respirare perché appunto abbiamo tutto questo carico emozionale oggi che deve sfogarsi in un modo o nell'altro. E comunque, Scusa, se ti interrompo, ma un interrompimi. aneddoto che forse non Sì. molti sanno e che per noi risuona in qualche modo. Newton fa i passi maggiori nei suoi esperimenti di ottica in lockdown, perché c'era stata la Ah, grande. sì, l'ho letto Lui questo. stava isolato in campagna. È qualcosa che in qualche maniera ci risuona familiare, non so perché. Ma chissà quanti di voi avranno approfittato di questo lockdown per stilare qualche principio a matematica. Immagino molti, insomma, però con calma Ecco Marco che pubblicherete si con cautela, calma. giustamente. Non si sa mai. Tra Diciamo nasi e che. maschere credo che siamo messi bene. Io ho un guanto, E anch'io, come al solito. comunque, ragazzi, anche se possiamo avere chiunque, anche il presidente mondiale del pianeta, ma comunque verrà interrotto anche lui perché dobbiamo assolutamente innanzitutto ricaricare e controllare che effettivamente siamo online, che non è poco, ma assolutamente additarvi questo bellissimo link che si chiama http://www.streamyard.com/facebook, cliccando il quale voi arriverete in questa sezione con questo bellissimo, che non so cosa vi sembra a voi, ma è un pulsante. Se fate un clic su quel pulsante, tranquillamente, in maniera veramente bella e apprezzata da tutti, noi potremo vedere il vostro nome, cognome e avatar quando ci scrivete per porre le vostre domande o manifestare il vostro apprezzamento, ammirazione, amore, insomma, ecco, in quest'ordine, insomma, senza nessun problema. E detto questo, salutato anche Federica, che indegnamente. Notiamo innanzitutto, e lo faccio notare a Marco più prima che ogni altro, il tono di Ciano della sua cucina che l'ha Stavo guardando, scioccata. è perfettamente complementare al tuo volto, Non c'è cioè. nulla da correggere in quel tono di Ciano, è No, perfettamente puro. in realtà, dato che parliamo di correzione colore, voi la vedete Ciano, ma non è Ciano, perché è praticamente verde Verde. acqua.
Ah sì, ah, allora dobbiamo assolutamente fare Ma qualcosa. non so, dobbiamo correggere, Che ridipingerla differenza con i c'è tra colori. il ciano e il verde acqua? Fammi capire. Qui che ti voglio dire. Allora, praticamente adesso non lo so se questo lo vedete, che colore lo vedete? Questo lo vedete? Quello è già Ciano. diverso, diciamo che è Questo più diverso. verde del più Ecco, tendente questo praticamente è palesemente verde acqua, mentre quello ha un tono di ciano in più, questo qui a è verde acqua. Se Possiamo. qualcuno di voi ha una lattina dell'Arizona, che sono sotto, sono verde pisello chiaro, Ma in casa una lattina dell'Arizona, il è green perché tea, è ma è bella, come bellissima, sì, dire. Ecco, l'apprezzo io comunque questo è personalmente. verde, verde pisello leggero e verde, tutto verde Ah, ti acqua. ricordo Quindi. però che partiamo svantaggiati perché Federica, essendo una signora in quanto di sesso femminile, potrebbe essere tetracromatica e ci dà un sacco di botte perché vedrebbe più sfumature di noi. Ma ce l'hai da comunque un sacco di botte. Quindi Sì. non discutiamo troppo su. Ok. Ma no, Beh, io comunque lo vedo ciano, nello schermo la mia cucina la vedo ciano, quindi È bellissimo effettivamente. che la parola ciano è stata l'unica, diciamo, tra verde acqua, verde pisello. Stavamo prendendo giusto proprio la strada giusta per definire bene, per addentrarci in questo mondo. E quindi a questo punto salutiamo anche Veronica, che in questo momento al solito non può essere con noi, ma ci è vicina Ciao nello Veronica. spirito e nel colore. Tra l'altro, Veronica era l'unica tra noi che aveva i capelli colorati con un colore scelto, tra l'altro, non deciso dalla natura. Quindi mi mancava particolarmente. Insomma. Vabbè, ma io li ho bianchi, così sono nero violino. Ah no, no, sono i tuoi capelli naturali, Federica. Sì, Sì, con tanto colore sotto. no, vabbè, non c'era bisogno, vabbè, comunque, apprezziamo Ma io comunque, dico sempre la verità, quindi. apprezziamo Intanto assolutamente. devo dire che siamo già a una ventina e non abbiamo ancora detto assolutamente niente, cioè Sì, io e perlomeno, continuiamo a ecco, non dire e niente continuiamo a dire per tutte niente le due e ci ore. stanno tra poco, ecco, vedo già i saluti di Romolo intanto. Ecco, Ciao Romolo ci fa Romolo, sempre eccolo qui. compagnia. Ho visto Che anche Marco Diodato online. Marco Diodato che È un non deve cliccare grandissimo probabilmente si su. dedicare su. Perché si fa passare per la mia fidanzata, ma non è esattamente così, ecco, in Ma senso. potrebbe anche, cioè, no, 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 non ci ne sarebbe niente di male. Ronnie No, per James carità, Diodato. assolutamente, ecco, ma da allora. E È bello che allora Marco, ciao bello. anche qui si parla di colori. Il Romolo piace il nero cento, va bene, va benissimo. Abbiamo da Londra, immagino che sia lui, È perché, lui, però lui. devi cliccare, devi ricordarti come si fa a cliccare sui bottoni, Ronnie. Comunque, a parte questo, ragazzi, possiamo cominciare sul serio adesso. E sul serio io vorrei chiedere a Marco. Chi sei, Marco? Cioè, no, perché attenzione, ora sembra una cavolata, ma Marco effettivamente è un po' un enigma, secondo me, nel senso che non ha una formazione normale, quasi terrestre, non saprei come dire. Tra l'altro, insomma, è una persona che spazia intellettivamente su campi incredibilmente diversi, dalla musica appunto alla profondità colore 16 bit, cioè, cose. No, non apparentemente troppo vicine fra di loro e comunque in tutti questi campi a livelli abbastanza lassù, proprio, insomma, Mamma. abbastanza altini. E tra l'altro lui c'ha sempre questi modi molto, molto, come posso dire, misurati, cortesi, quasi, quasi, non posso dire, di altri tempi. Ma secondo me io ho sempre pensato che dentro di sé nasconde quasi un'anima più wild, proprio qualcosa che brucia, ecco. Ma questo lo dico così, gratuitamente, tanto per rovinarmi completamente anche l'ultima cosa seria che potevo dire. A parte questo, penso che possiamo buttarci. Allora, ti passo tutto quello che hai detto semplicemente perché qui lo spirito è abbastanza goliardico. Allora ti rispondo un po' a tono. Allora, parto dal fondo. La prima cosa sì, io cerco di essere abbastanza misurato. Ti auguro di non vedermi mai arrabbiato. Ecco, quello
volte che succede, dura 5 minuti, ma come diceva mio figlio quando era piccolo, aveva questa parola, diceva spostiti. Nel senso, ecco. Possiamo fare una piccola tipo Photoshop, è facile. No, non vorrei, era soltanto una No, punzecchiatura, dai. non lo è. Invece, allora ti posso dire questo, che allora ti rispondo sempre in maniera goliardica. Che cosa sono? Ma allora, partendo dal presupposto che penso di appartenere alla categoria degli esseri umani, allora togliamo un attimo questa categoria. Allora, io ho la sensazione che se fossi un animale sarei uno zoo, nel senso che Ecco. avrei, cioè, il mio problema da quando sono nato è che non mi piace restare focalizzato su una cosa sola. Nel senso, posso anche approfondirla, ma sono semplicemente un po' curioso, ecco, quindi fermo restando che ci sono anche alcuni campi che non mi interessano. Cioè, mettimi a Possibile. studiare diritto o storia medievale e Ah, io mi ok. uccido. Però, per esempio, la letteratura mi piace molto e non ha molto a che fare con la scienza. No, ma non avevo dubbi, L'ho studiato. assolutamente. Poi, che cosa sono? Non lo so, io sto cercando di capire cosa farò da grande e non sono ancora riuscito a trovare una risposta, sinceramente. Comunque, magari ci sarà modo poi di spiegare, se vuoi, come sono arrivato qui, in un certo senso. Sì, cioè, capisco che ci vorrebbe una live apposita ora per parlare solo della storia di Marco, ma effettivamente incuriosisce. Ecco. Comunque, diciamo, anche se non cerchi di capire cosa fare da grande, nel frattempo qualcosina hai imparato a fare. Insomma. E fra queste cose qui, diciamo, hai cominciato a occuparti di. Come possiamo definirlo? Di come funziona il colore nella fisica per poi vederlo No, come è stato tradotto con i bit? Boh. è stato il contrario in realtà, perché al di là di quello che si potrebbe credere, cioè non è che uno si iscriva a un corso di laurea in fisica e impara poi così tante cose sul colore. Sulla luce magari sì, dipende da che ramo sceglie, però il colore non è il grande protagonista di nessun corso. Sì, ti spiegano che c'è questa cosa, che c'è la lunghezza d'onda, ma lì si ferma tutto un po'. Ed è anche comprensibile perché il paradosso è che la fisica, in quanto tale, che sia fisica di Newton, che sia meccanica quantistica, eccetera, sul colore in senso stretto ha molto poco da dire. Perché? Perché il colore per la fisica tecnicamente non esiste, esiste la lunghezza d'onda, ma quello che noi chiamiamo colore è una percezione e si nasce dentro di noi e quindi è più oggetto, è un fenomeno, chiamiamolo psicologico, non nel senso che va in analisi, nel senso che è qualcosa che Alcuni. avviene, cioè quello che noi chiamiamo un colore, una luce di colore rosso colpisce l'occhio, ecco, non è proprio, noi dovremmo dire uno stimolo. Certa lunghezza d'onda incide sull'occhio, si innesca un meccanismo complicato che produce una sensazione, se vogliamo, che è un fenomeno, lo chiamerei biologico, a livello Sì. di reazione di cellule nervoso, che poi viene elaborato e interpretato anche in base alla nostra cultura, oltre che a precise regole fisiche, ed è per quello che a un certo punto il colore è così evanescente. Noi siamo abituati a vedere, ma non ci rendiamo conto che quello che vediamo in realtà è un vero e proprio film che sta qui dietro, la nostra corteccia. Cioè, io quando ci penso sono abbastanza spaesato. Ecco. Che Però poi darci guido perché vado a sbattere di solito in questi casi. è un'esperienza umana, giustamente, ma che poi No. possiamo un pochino allargarla, no? Non riguarda solo il colore, riguarda anche la luce, penso. Cioè, la luce esiste perché noi la vediamo, altrimenti in realtà non se ne accorgerebbe nessuno. Va bene, piante e La gli luce animali. è radiazione elettromagnetica, è un fenomeno fisico, viene prodotta in base a delle regole che conosciamo molto bene. Ci sono radiazioni elettromagnetiche che noi non vediamo, nel senso non sono percepibili da noi, ma ci sono utilissime. Ad esempio, ci scaldiamo il latte la mattina al microonde, o andiamo a farci una radiografia, o ascoltiamo una radio che sta trasmettendo dall'Australia, o
cosa incredibile, se andiamo qui in raggi gamma facciamo addirittura delle operazioni su minuscole parti di organi non raggiungibili, come ad esempio il cervello. Nel mio caso è particolarmente irraggiungibile. Comunque, ecco, triste parlare di certe cose, ma il gamma knife in certi casi ti salva da tumori inoperabili, perché riesce a operarti dall'esterno. È pazzesco quello che si riesce a fare con le radiazioni, ma non tutte le, tra virgolette, vediamo. E per fortuna, perché tu ti immagini, se tu dovessi vedere la radiazione che esce dal tuo microonde ogni volta che ti scaldi il latte, insomma, ci vuole gli occhiali scuri. Vedere ogni volta che ecco, pronto, gli occhiali da raggi gamma. Sarei pronto. Non temo neanche il microonde, insomma, davanti a quello. Mi si staccano. Questo è un po'. E questo è un po' l'inizio, dove il mare dove noi nuotiamo, dove noi sguazziamo, che poi tu, venendoci dalla musica, ma non dalla musica in quanto sei un giovane capellone che, con la chitarra che andava a proporre cose sue, o forse sì, cioè, però come produzione musicale, tu ti sei occupato della musica con lo stesso atteggiamento con cui ti occupi oggi del colore, cioè da un punto di vista molto anatomico quasi, non saprei neanche io bene come dirlo. Sì, ma io penso che in qualche modo la mia formazione scientifica poi l'ho declinata in vari campi, cioè penso di essere stato enormemente fortunato in ultima analisi, nel senso che sono riuscito in qualche strano modo a trasformare in un mestiere quello che per me era essenzialmente, lo chiamerei una grande passione, ma in certi casi un demone, nel senso abbastanza ossessionato da certe cose. Ecco, vedi che cominciamo a scavare un po'. C'è un demone qui sotto che si agita. Cioè. Certo. Tra l'altro Federica li disegna tutti i giorni, i demoni, quindi sono sì, sicuro che... Anche incubi che prendono vita e ammazzano la gente, quindi sì, molto bene. Non ci manca niente, non ci facciamo no, mancare nulla. Non ci facciamo mancare niente. E quindi Marco, approfondiamo un attimo questo tuo percorso. Quindi tu ti sei approcciato, ti sei avvicinato a quella che, ecco, volevo chiamare oggi la correzione colore, insieme a tutto il resto delle cose, soprattutto per cosa? Per quale, che cos'è che ti ha interessato di più, che ti ha motivato di più innanzitutto magari un piccolissimo passo indietro, definiamola la correzione colore, altrimenti magari ognuno si immagina una cosa diversa. Quando si parla di colore così, ognuno si immagina cose diverse e poi si litiga tutti insieme. Allora, meglio fare... Ti faccio un esempio, se vieni dal mondo del video, correzione di colore vuol dire una cosa un po' diversa di quello che viene inteso normalmente da un fotografo. Ormai io ho molto cambiato posizione, nel senso che, però attenzione, questa frase va presa con le pinze, anche un filtro di Instagram è correzione colore, anche se paradossalmente falsa i colori. D'accordo? È distorsione. Possiamo chiamarla in vari modi, però il succo è questo, è un intervento su un'immagine mirato a produrre un, tra virgolette, miglioramento. Che cosa voglia dire miglioramento è assolutamente soggettivo. Nel senso che in certi contesti migliorare un'immagine è togliere una dominante in maniera che l'immagine non sia inguardabile, in altri contesti è mettercela in un certo senso proprio per creare un mood cosiddetto, d'accordo? Giusto. Il punto cruciale dal mio punto di vista è che bisognerebbe sempre operare, poi è chiaro, filtri Instagram li uso anch'io, questo mi piace, clicco, vai. Cioè, quindi chi è senza peccato scaglia la prima pietra, però diciamo che se parliamo davvero di correzione del colore, l'essenziale sarebbe spostati quanto vuoi dall'originale, a volte correzione del colore significa addirittura modificare, cambiare proprio i colori degli oggetti, se vogliamo. E lo scopo finale è comunque quello, è quello di come dire, di ottenere un risultato che sia quantitativamente prevedibile rispetto al punto di partenza. Cioè, io quando lavoro ho bisogno di sapere di quanto mi sto spostando e come. Questo è il discorso. Cioè, non è che giro le manopole a caso. No, cioè, ecco, non fai quello che faccio io. Esatto. Vabbè, no, non ci sono tutti. Ma ci sono tante figure. Almeno qui dentro, voglio dire. No, perché
È bello che uno apre, che ne so, Camera Raw, per dirne una, insomma, come Photoshop, Affinity Photo, e si trova tutte queste bellissime regolazioni, Bronte, che sono lì, che ti chiamano, aprimi, tira sulla saturazione, fai esplodere questa parte, oppure, come dire di no, no, a volte. Però, in effetti, è giusto Dai un cercare po' di di colorito alla introdurre. nonna che è pallida, pam, E non esplode, non esplode, palla, esatto. parte Ricolora la veramente. foto del 1900 Sì, in poi ci automatico. sono, sì, poi ci sono le situazioni neurali che adesso insomma ci stanno un po' prendendo la mano, anzi stanno facendo tutto da loro, sinceramente. Tra un po' non ci sarà neanche più bisogno di lanciare Photoshop, probabilmente le immagini andranno a posto da sole, non lo so. Nel frattempo, finché non arriviamo a tutto questo, cerchiamo di dare un ordine, quindi di capire un attimo come le cose possono essere controllate. E comunque non sfuggo a questa osservazione che facevi, che tutto è molto, è assolutamente soggettivo alla fine, nel senso che nessuno può fino in fondo contestare a un'altra persona sto sbagliando, no? Voglio dire, se il fine non è ben chiaro, se ognuno lo valuta a modo suo il fine. Però aspetta, perché parlando di questo, chiedo scusa, non ho risposto a quella che era la tua domanda principale, cioè come sono arrivato a questo? Giusto. Perché secondo me questo è interessante e si collega proprio con quello che stai dicendo. Allora, faccio la storia molto breve. Diciamo che nella prima parte degli anni 90 io mi trovo a un certo punto a fare una scelta professionale mia, di vita anche. E abbandono il lavoro che avevo. Io facevo il tecnico in un centro di calcolo all'università, mi occupavo di assistenza agli utenti e programmazione sostanzialmente, non ad alto livello, ma comunque. Ed Al era MIT di Cambridge, dov'è? Lanciavi razzi, cosa facevi? facoltà Ah, prego. di scienze, dove mi ero di fatto laureato. Avevo fatto un concorso ed ero entrato. Ci sono rimasto 2 anni. Capendo che il posto pubblico non faceva tanto per me, per tutta una serie di motivi, ma non vado a fare polemiche, era la mia No. sensazione Sì. assolutamente. E a quel punto, per tutta una serie di ragioni che non sto a spiegare, ho deciso, visto che potevo permettermelo per ragioni anagrafiche, nel senso sarebbe duro farlo adesso, cambiare idea a meno di 30 anni ha un senso, cambiare idea a 50 è un po' più complicato, insomma, per tutta una serie di ragioni. Ho deciso di provare a portare avanti quella che era stata la mia grande passione, che avevo sempre coltivato, che era legata alla musica, ma più alla registrazione dell'audio. Molto breve, mi sono trovato in una situazione in cui ho avuto dei clienti e naturalmente all'epoca, oggi è tutto molto liquido, molto virtuale, molto Spotify, molto download, ma all'epoca si produceva un buon numero di CD. Di tutti i tipi, non necessariamente cose mainstream come vengono chiamate oggi, ma ti faccio un esempio: qui in Brasile, come molti sanno, dove io vivo, c'è una nutrita scena corale, tantissimi cori, e i cori, sia per autosostenersi vendendole ai concerti, sia per lasciare un segno in qualche modo alla loro storia, fanno dei CD. I CD hanno bisogno anche di parti cartacee, d'accordo? E quindi Certo. bisogno di uno studio grafico che mi facesse il progetto perché io non ero in grado di farlo. E la situazione in media era questa: che andava tutto meravigliosamente bene, sempre fino alla stampa, dove tutto impazziva. Perché io mi sono scontrato con un problema che non avevo mai previsto di far approvare il vecchio problema a un cliente, un elaborato in un certo modo. E quando poi arrivava il supporto, il cliente non dico che me lo tirava, ma quasi. Al che io a un certo punto ho capito perché c'erano delle discrepanze. Uno aveva scelto il verde acqua e gli veniva fuori il verde pisello. Anche no, insomma, capisci? Ecco, Chi meglio di Federica può capire la differenza il mio che in questo disagio nel vivere momento in un mondo che non esiste perché che non non c'è effettivamente. apprezza la sua Sì. cucina. E questo è naturalmente un problema di gestione del colore. Ti faccio notare che io sto parlando della prima metà degli anni 90, in cui la gestione del colore era quasi questa sconosciuta, cioè sono quelli gli anni in cui viene poi implementata nei software. E dobbiamo dire una cosa che è reale: il passaggio, credo che qualcuno lo ricordi, dalla
tecnologia tradizionale al digitale fu assolutamente sanguinoso, cioè un disastro, non sapeva più cosa fare. Perché prima, in qualche modo, c'erano dei mezzi molto rudimentali rispetto a quelli che abbiamo oggi. Un po' più giù, era una cosa del genere. Tipo. Però funzionavano per abitudine, in un certo senso. Era possibile sbagliare, ma era difficile sbagliare in maniera clamorosa, in un certo modo, se uno sapeva fare il proprio mestiere. L'affossamento di tutti gli studi grafici che avevano investito 1 miliardo di lire all'epoca in uno scanner a tamburo che presto venne sostituito da uno scatomoto che stava sulla scena, aprendo il mercato a un sacco di persone che prima non avrebbero potuto permettersi. Insomma, fu un casino. Io me lo ricordo, mi ci trovai in mezzo. Sì, fu veramente qualcosa. Fatto gli è che a un certo momento io cominciai a dire, va bene, ma se io da un lato vedo questo e dall'altro ottengo questo, è chiaro che c'è un problema. Questo è la natura scientifica dell'analisi, da qualche parte qualcosa va storto. E cominciai a battere a varie porte a dire dove va storto, cos'è che sta succedendo, e la sensazione era che A, la gente non lo sapesse, B, quei pochi che avevo l'impressione che avrebbero potuto saperlo si guardavano bene dal dirtelo, perché era il loro segreto sostanzialmente. C'era questa ridicola, dal mio punto di vista, paura che poi tu diventi bravo come me. Ok? E questa cosa. Tenetevi forte, io ho cercato risposte senza trovarle, non sto affatto scherzando, per numero anni 7. Perché mi ricordo esattamente, cioè cominciai a lavorare seriamente su questa cosa, non subito, ma nel 2000, e fu la nebbia fino al 2007. Non sapevo dove andare a sbattere. Sì, alcune cose le trovavo. Mi ricordo che ci fu un mio amico che aveva un bello studio di fotografia a Rovereto, e mi disse, ma sai, ci sono i profili colore, eccetera, eccetera. Però in retrospettiva, ripensando a quello che mi disse allora, fece un modello estremamente semplificato. Era un discorso che in qualche modo funzionava per lui. Lui c'era arrivato, ma non avrei potuto calarlo nella mia realtà. E insomma, andò nel 2007 in un negozio di Londra, cercando libri a caso, ne trovai uno che si chiamava, ce l'ho, ve lo posso mostrare, Professional Photoshop 5th Edition di Dan Margulis, e io istintivamente lo aprii, sfogliai 20 pagine e dissi, ma sembra che qui ci sia scritto tutto quello su cui io ho pianto fino a questo momento. Era così facile. Ma era il quinta edizione, quindi c'erano già edizioni in passato che avevano potuto godere di questo sapere, probabilmente. Ma sai, il problema è che questo libro, che era arrivato alla quinta edizione, poi storicamente scoprì non era mai stato tradotto in italiano, se non un'edizione precedente. Sì, sì, ma ce l'ho. Tra l'altro, lo stesso Margulis mi disse era assolutamente scontento per come era stato fatto. Sì. E non era una cosa che tu confermo, nel senso che io la comprai, forse l'ho comprata nello stesso anno, forse l'ho comprata addirittura prima, forse nel 90, ero a Milano, ero nel 98 credo, sì, ma non, devo dire che non ci ho capito un granché, perché era un collage di battute in stile americano che non facevano neanche ridere. Dice che Dan dice che la traduzione era pessima, cioè la sì, ora non voglio dare per forza tutta colpa alla traduzione, magari sono io che non ci sono arrivato allora e non ci arrivo adesso, ma effettivamente esisteva già questo libro e doveva aiutare e anch'io lo comprai con lo spirito di aiutarmi, ma con me non ha funzionato comunque. Ma il risultato, ti ricordo che io ero a Londra, fu che quella sera quando io tornai in albergo con la borsa piena di libri, cominciai a sfogliare quello che avevo comprato, e metti che sarà stata, non lo so, mezzanotte, alle 4 del mattino io stavo nel mio letto sveglio con gli occhi a dragone cinese e un attacco di pronuncia mentale che aveva a che fare con i miei vicini veneti, io sto in Trentino, e dicevo, questo è matto, cioè questo la sensazione era che lì dentro lui avesse scritto la verità o avesse... Ma tu leggevi a voce alta, declamavi? No, è che aveva un approccio che era così ovvio, così logico, che mi sembrava impossibile, e io che adoro Londra da sempre stavo lì e dicevo, non vedo l'ora di tornare a casa per capire se questa cosa funziona. Cioè, voglio mettermi a fare
queste tecniche, capisci? Perché lui diceva, avete una dominante? Fate così, così e così e così. E io non avevo mai trovato niente del genere. E tra l'altro suddivideva in maniera non sistematica ma abbastanza completa le immagini in casistiche e cominciava a dirti, guarda che la pillola generale non esiste perché un panorama non è un ritratto. Sono cose diverse. E sotto cosa c'era? Sempre l'idea, attenzione, che quello che tu percepisci è difficilissimo da rappresentare con i numeri. Questo era l'impianto generale. Fatto sta, così la racconto una volta per tutte, che io tornai a casa, cominciai a provare queste tecniche e funzionavano davvero. Dopo un mese che ci stavo impazzendo sopra, nel senso che ci dedicavo ogni momento libero, perché mi sembrava aver cominciato a capire, a scalfire una realtà che mi aveva... Trovai un suo indirizzo email in maniera molto, molto rispettosa, perché non lo conoscevo, e dissi, gentile signor Margulis, questa è un'immagine che ci hanno dato, questa è l'immagine che la mia grafica, avevo una grafica all'epoca, sì, che ha 21 anni e che non ha mai fatto correzione di colore, è riuscita a fare dopo una settimana che io insieme a lei studiavo queste cose. Una settimana per correggere una foto, è bellissima questa cosa. Una di formazione. Sì, di formazione. Sì, sì. Ecco, e poi lei aveva imparato a fare queste cose. E lui mi rispose, sorprendendomi tantissimo, perché mi rispose in perfetto italiano, non quello tradotto da Google, sì, con sì, qualche ingenuità sugli articoli, ma era un italiano elevato, voglio dire. E la cosa mi fece molto piacere, disse che era un bellissimo risultato e gli avevo spiegato un po' la situazione e ci incitava a perseverare. Poi io naturalmente l'ho persi di vista. Mi arrivò incredibilmente, si vede che aveva memorizzato in qualche modo il mio indirizzo fisico terrestre sulla della mi arrivò alla porta una cartolina a Natale auguri dall'America che conservo ancora e poi credo che sia stato gennaio o febbraio mi arrivò una mail dicendo guarda vengo per ragioni turistiche in Italia non sarò distante da dove sei tu certo. Vuoi che ci incontriamo? E una sera, d'accordo con lui, me ne andai fino a Cortina d'Ampezzo, che qui sono due ore, insieme alla grafica che lavorava per me, e mangiamo con lui e con sua moglie. E quello che mi ricorderò sempre, questo l'ho raccontato diverse volte, e che è stata la più grande lezione che ho avuto, e non era di colore, è che a un certo punto lui prese dei tovaglioli di carta che c'erano sul tavolo, tirò fuori una penna, e passaggio per passaggio... sui tovaglioli di carta mi spiegò il PPV, il famoso Picture Postcard Workflow. E io restai sconcertato perché sapevo che era stato annunciato un corso per l'EDET in cui lui l'avrebbe spiegato, ma quel corso sarebbe uscito due settimane dopo. Quindi, praticamente, era come avere accanto... Io ero così, non capii assolutamente cosa mi stava dicendo perché era veramente più avanti di quello che pensavo. Era come avere accanto Thomas Mann che ti butta giù, ma ho pensato ai Buddenbrock, guarda, questa è la trama, così. Diciamo, qualcuno molto bravo comunque che ha la sua ultima trovata e te la spiega su un tovagliolo di carta. E io gli dissi, Dan, sono onorato che tu faccia questo, ma dico, come mai me lo spieghi prima che venga pubblicato? Cioè, è un'anteprima, cioè, ti ringrazio, ma mi vedi per la prima volta. E lui mi diede questa risposta e fa, guarda, faccio il suo accento, dice, se tu è davvero bravo, tu arriva senza me. Se tu non è bravo, quello che io ti dico, tu non capisci. Quindi, è lui, sì, sì, riconosco il suo... Il frasario americano. Il fraseggio. A questa frase, piuttosto così goliardica, aggiunse una cosa che io vorrei... Qua sì, sono polemico. Vorrei che se la tatuassero in fronte tutti quelli che insegnano, nessuno escluso. Disse, tu non avere mai paura di spiegare quello che tu hai capito. Se tu non spiega fino in fondo, tu fa grave errore, mi ha detto. Bello, bellissimo. Perché ho conosciuto troppi insegnanti che spiegano l'80% e si tengono il 20% importante per sé. Per paura che i loro studenti diventeranno più bravi di loro. Io addirittura vado oltre, io spiego quello che non ho capito. Cioè,
senza neanche alcuna vergogna. Ma Senza farglielo capire che non l'hai senza capito, farglielo quindi. capire è la parte più facile, non l'ho capita neanche io. Però, no, da Margulis, no, indipendentemente dal fatto che io abbia capito nulla di quello che abbia scritto, effettivamente era in grado di comunicare con queste frasi in maniera, lo è tuttora, non è scomparso, in maniera assolutamente suggestiva, penso anche proprio motivante, no? Almeno per Ascolta, te ma ha per funzionato. inciso, a questo proposito, che come vedi ha sparato 6 cuori in fila, Marco Diodato ha Ah, è dichiarato lui, MD, giusto? Eh sì, pure di... perché è dal cellulare non riesce a cliccare sul link. Esatto. Ma no, ma ce la puoi fare, Marco, ce la puoi Per chi per caso non lo sapesse, è stato anche lui uno degli allievi storici in Italia di Amargoli, sarà al primo corso insieme a me. E niente, il primo corso intendo quello che io frequentai, ci conoscemmo lì. Ma Marco ha declinato, me lo ricordo benissimo, questo concetto di Dan con questa frase spettacolare, che la conoscenza condivisa è conoscenza moltiplicata. Bello, vedi, vedi, E questo è. bellissime Chapeau, queste chapeau. frasi. Sì. Marco, se ho sbagliato parole, dacci un segno. Cioè, E tu dicele in posso dire che abbiamo una chat molto attiva anche dato il Sì, numero di partecipanti oggi. E innanzitutto. allora abbiamo un Romolo lo vedi sta come facendo vedere già Romolo che dice che Marco fa delle correzioni colore così belle che Adobe ha fatto una versione di Photoshop solo per lui, c'è solo il pulsante chiudi che stai. Romolo è il solito, anche Davide Barranca, come sta scrivendo, era il primo corso. Primo corso eravamo io, Davide, no, io ero l'ultimo in realtà. C'era Davide Barranca, c'era Daniele Di Stanio, c'era ovviamente Alessandro Bernardi che aveva già fatto il corso con Margulis in America, aveva già fatto la classe super avanzata, ecco. Una classe di Lazzaroni che così vi interrogava tutti i giorni per capire se vi entrava in Allora, questo è testa di qualcosa. Picchi. Picchi, clicca sul link di StreamYard, così lo Questo vediamo. aspetto uguale nella colorazione del fumetto. Ora magari alcuni commenti Certo. riferiscono a cose di cui abbiamo già parlato. La differenza dei soggetti, ma poi la soggettività della percezione personale del colore. Sì. La colorazione dei fumetti, infatti, è molto interessante. La differenza principale è che lì il colore lo possiamo decidere, creare al momento. E non dobbiamo fare i conti per forza di cose con un'informazione che è già stata catturata. Ma per il resto, tutte le altre considerazioni non sono poi tanto diverse. Una macchina al fotolito 400 milioni, Macintosh Adobe PostScript sui 3-4 milioni. Avevo fatto consulenza su chi aveva il coraggio di cambiare. Questo è Franco Lori. E poi un'altra, 1988, una rivista in quadricomia in cirillico di italiano con Pixel Paint, che dopo pochi mesi diventa Adobe Photoshop. Oddio, Pixel Paint, non so se forse era proprio lo stesso, ma sicuramente Photoshop ha cambiato poi tutte le regole, le carte in gioco. È perfetta, ma l'ho rubata da qualche parte, non so da dove. Non è mia, ma chiaramente funziona. Marco si sta riferendo, Marco Diodato a... Alla La frase della frase... Sì. condivisa che è Però molto una frase importante bisogna anche saperla reggere e affermarla con una certa presenza. Quindi voglio dire, assolutamente. grande Marco. Sì. Marco, ti lancio una cosa, questa è per palati fini, che una conoscenza non condivisa è una conoscenza scolorata. Metodi di È in fusione. tema, è Oggi in tema. qua lanciamo materiale per nuove pubblicazioni. Insomma, intanto, tra l'altro, Sì, Romolo abbiamo vuole un anche libro scritto da Marco, ecco. domanda che penso tanti facciano a Marco. E quando scrivi un libro, Marco, Allora, non visto che Marco c'è Diodato, Marco. questa domanda, posso dire che allora c'è anche l'aneddoto di Alce, sicuro sì, è rimasto storico. Ma questo Vabbè. non lo so, Marco racconta di... sia astuto come l'Alce? No, ma non penso che si No, no, riferisca a no, no, no. Sì, quella cosa lì. vuol dire Vabbè. Advanced Local Contrast Enhancer. Si Ah, chiamava beh. LCE in origine ed era nato dalla non trascurabile mente di Davide Barranca, che è quasi senza pari in quel campo, in Italia perlomeno. E lui mi mandò questa cosa dicendo: Ma ho fatto un piccolo script, non si capiva, si chiama LCE.
e lì si mette Large Hadron Collider. sì, più o meno. Cosa? E io 36 chilometri. a quel punto semplicemente dissi: beh, per un motivo preciso, che se volete poi vi racconto anche una foto da farvi vedere. Non dovresti chiamarla LCE, dovresti chiamarla ALCE, Advanced Local Contrast Enhancer. E quindi il mio unico contributo ad ALCE è stato il nome, però è rimasto in qualche modo. Perché io e Davide c'eravamo. Vabbè, la racconto dopo perché è un bellissimo aneddoto. Ah, Volevo. Sì, ma. vabbè, adoriamo gli aneddoti, se andremo avanti solo ad aneddoti tutta la giornata. Volevo rispondere alla domanda di Romolo, che allora. Dunque, siccome effettivamente me l'hanno chiesto in tanti, allora faccio outing. Allora, signore e signori, un libro è scritto da almeno 5 anni, nel senso che io il libro ce l'ho, pronto, finito, fermo restando che lo riscriverei da capo ogni anno, ma comunque. Il problema è che ci sono stati ben due editori interessati, che si vede che io porto una sfiga tremenda, nel momento in cui mi hanno detto sì, lo facciamo, il giorno dopo sono anche falliti e di Ecco. conseguenza il progetto editoriale si è arenato. Io avevo pensato di fare un fundraising, di tentare di farlo prevalente e farmelo io. Ma la verità è che, sinceramente, produrre un libro del genere, stampato come si deve, perché sarebbero minimo 300 pagine a colori, ha un costo veramente alto. Non è un libro che si può vendere a 10 euro, capisci? È un libro che dovrebbe, per recuperare i costi, essere venduto dai 30 in su. Ed è vero che i libri tecnici hanno spesso questo costo, ma mi è sempre sembrata un'operazione abbastanza titanica. Quello che è successo di recente, che non era quello che io avevo in mente, è una storia abbastanza curiosa, che io praticamente la posso raccontare. Un giorno mi scrive una persona che tra l'altro non conosco, che mi dice: complimenti, ho visto che escono i tuoi libri. E io gli dico: quali libri? Perché non sapevo, e c'era stato Lo semplicemente ringrazio. un pro quo del tutto innocente, devo dire, per cui era uscito questo annuncio 2 giorni prima che loro mi dicessero: ti piacerebbe fare questa cosa? E al che quando io ho chiesto lumi, semplicemente ha detto: oh, ci siamo dimenticati di telefonarti. Non si erano capiti, semplicemente uno pensava che mi Oh, avesse. L'altro pure, siamo scordati. e così semplicemente ci siamo messi d'accordo. E questi libri stanno per uscire. Uno dovrebbe essere veramente imminente. E sono Ma, due libri. penso che ci siano già, penso che ci siano già, io almeno li vedo qui su Allora, Amazon. sì, ci sono in preordine in realtà. Il bianco e nero forse è già disponibile, dovrebbe essere disponibile a giorni. Quello sul colore non può esserci perché non abbiamo ancora chiuso il testo definitivo. Comunque, la storia di questi libri è questa: parto dal colore. Allora, quello sul colore raccoglie, opportunamente rivisti e ripensati, non dico tutti, ma una buona parte degli articoli che sono comparsi a mio nome sulle riviste del gruppo Sprea, Digital Photography prima. E Nikon Photography adesso, attualmente, visto che Digital Photography ha per il momento almeno sospeso la pubblicazione. E quindi non è un libro organico, ma è una raccolta abbastanza corposa che siamo riusciti a suddividere in due parti, una che si chiama gestione del colore e una che si chiama correzione del colore, perché sono due cose diverse. Nella gestione del colore parliamo di profili e tutto quello che bisognerebbe, perlomeno a livello teorico, fare per garantire una riproduzione uniforme del colore costante nei limiti del possibile attraverso tutto il flusso di lavoro, diciamo, per usare un termine abusato, dallo scatto alla stampa, ma naturalmente anche dallo scatto al web, e vedere quali sono poi i problemi veri e propri in questo. Ecco, e tutto quel materiale è mio. Per quanto riguarda il bianco e nero, io invece sono più un curatore, nel senso che mi sono stati passati articoli non miei, già scritti, che poi io ho semplicemente così riesaminato, corretto dove a mio parere andavano corretti, resi più omogenei, eccetera. E poi c'è stato colpo di scena. Un famoso fotografo internazionale che non nomino. A un certo punto disse: no, ma a me non va che i miei articoli, quindi non ha dato sostanzialmente i diritti, se vogliamo, editoriali per questa cosa, e non so bene cosa sia successo, ma la verità è che mi sono trovato a riscrivere ex novo due parti per
che sono venute a mancare perché non potevano essere pubblicate. Quindi, paradossalmente, ci sono due sezioni mie anche in un libro che di fatto non doveva essere mio. E questo riguarda il bianco e nero. Questo è anche più fotografico. Infatti vedi che c'è scritto a cura di Marco A Olivotto. cura di Marco Sì, Olivotto, infatti. Sì, Questo sì, sì. non è un libro mio. Ecco, di Comunque. questo abbiamo chiuso. A me ha fatto molto piacere lavorarci, anche perché è stato una gioiosa esperienza di squadra, devo dire, che ha funzionato bene per una volta. Posso dirlo in collaborazione con Spray Editore e con il Castello Editore, che è abbastanza noto in questo campo, ecco, Sì, insomma. Castello è una La garanzia. garanzia, vero, vero. Sì. Comunque costano la stessa cifra, 15 e 20 entrambi, sia quello a colore che quello in bianco e nero. Che uno dice, vabbè, allora prendo quello a colori che queste considerazioni così Ecco, c'è chiaramente. Romolo che ha scritto che ha già. Che Però dice, vuol ma dire che io spendo almeno 30-40. Ecco, ok. appena Ecco. acquistato. Stiamo facendo un'attività, insomma, effettivamente produttiva in questo caso, per l'editoria, per la cultura, quindi sono assolutamente contento. No, se volete io posso anche, se vi fa piacere, io posso farvi vedere velocemente anche l'indice, per esempio il libro su bianco e nero, perché ho l'impaginato qui con Sì, me. guarda, Sì, molto io volentieri, sono poi molto anche volentieri. molto incuriositi, Se ti vi può metto in interessare. streaming, ecco qua, sei in streaming. Allora, aspetta un attimo che vado a recuperare, perché questo, come sempre, non era previsto, ergo. Guarda, intanto che tu recuperi, io recupero a mia volta quel libro perché ora La mi è tua venuta la versione, la tua curiosità. vecchia versione. Sì, perché me l'ero anche annotato, tipo, ma questo cosa dice? È molto imbarazzante, ma io devo essere finito in un videogame perché Ah, il ma può mio essere. adesso sì, ok, perché c'era il mio mouse che non usciva più dal secondo monitor, Ma ero perché in c'hai la tavoletta grafica? È quella non ce cosa l'ho, fatta così. non l'ho No. allora, Che aspetta. sono bellissime, ragazzi, mi No, raccomando. Ma sì, assolutamente. ci hanno chiesto tra l'altro una tavoletta per il ritocco fotografico. Per il ritocco fotografico, sì. Sì, noi di solito consigliamo la Intuos Pro small o media. Sì, cominciate da una cosa tranquilla, Sì. assolutamente. Ecco Che qua l'indice. già ha un'ottima qualità, la stessa qualità delle Cintiq, per intenderci. Però costa meno. Ecco, qui. Perfetto, abbiamo il manoscritto No. originale. Ecco, c'è Romolo che vuole PDF direttamente, ma quello non glielo. Come vedete, è un libro La abbastanza. live sta degenerando, c'è passo c'è il PDF. Tra un pochino ci chiederà il Photoshop craccato, io me lo sento. Comunque, No, è vai un libro tranquillo. abbastanza corposo perché, come vedete, ha 160 pagine. Questo è il sommario. Per cui abbiamo messo una buona parte, non dico metà, ma quasi, insomma, una settantina di pagine di teoria e tecnica, in cui questo l'ho scritto io e l'ho chiamato Il colore del bianco e nero, guarda caso, nel senso che cerco di spiegare che cos'è dal mio punto di vista il bianco e nero. Poi si accenna perché Sembra di sentir parlare Margulis, il colore del bianco e nero, cioè proprio quel tipo di suggestione. cos'era il sistema zonale, come si può di Ah, sistema presentarlo zonale. in digitale. Io ho insistito molto che si parlasse del sistema Eh zonale, naturalmente sì. per me è importante. E poi anche cose più dirette, come si fanno le conversioni, per esempio, dei vari moduli RAW. Poi generi e sviluppo, con contributi di vari fotografi e un bel portfolio di fotografi di varie estrazioni alla fine, con tutta una serie di foto commentate. Per cui è un libro con tante immagini. Qui lo vedete Bellissimo. a pagine non affiancate. Ecco, vedete questa parte di teoria tecnica che Un momento ho così scritto mistico. io. E la prima foto è a colori. Questa è la prima fotografia a colori della storia, per inciso. Sì, è una proiezione in realtà, no? Sì, O una daguerreotipia. esattamente. Sì. Siamo addirittura nel 1861, quindi Sì, cioè, sì, sì, sì. pensiamo che la fotografia esisteva da 20 anni. Ecco, parlo un po' di fotografia tradizionale digitale. Introduco i canali e cose di questo tipo. Ecco. Perfetto, Faccio perfetto. vedere che esiste, questo lo conoscete, è Sì, il sì. mio figlio. Ecco. Salutiamo Simone. Faccio vedere un filtro che, tra l'altro,
piccola battuta che vorrei fare qua dopo, vi faccio vedere una cosa. Dovete pensare a questa pagina accoppiata con quella dopo, sarebbe affiancata, e vi farò vedere una cosa curiosa. Questo è un filtro curioso che non si usa più molto, ma è interessante perché è l'unico filtro che ci permette di vedere il mondo in maniera quasi, quasi monocromatica. È il filtro Wrathen 90 della Kodak. Ma vi faccio notare, allora guardate questa foto, perché stavo cercando un esempio di high key e low key. L'high key, come tutti sanno, è una foto che vive, diciamo, nelle luci, che è molto chiara, ma attenzione, non significa priva di contrasto, le parti in ombra sono veramente scure, ma sono poche. Il low key è È l'opposto. Allora, l'opposto. guardate questa foto, ok? E guardate questa, quanto sono simmetriche. Sì. Cioè, se le vedete così, è una coincidenza, ma guardate le due mani, ok? La posizione della testa un po' Sì, reclinata. anche la diagonale del braccio e dello E strumento. accoppiate vicino fanno un notevole effetto, ecco, quelle cose fortunate che succedono. Ma basta questo come motivo per comprare, per l'accuratezza della composizione. Insomma, acquistate questi libri anche soltanto per godere di questi impaginati curati, ragazzi. Cosa No, che c'è comunque devo dire, è stato bisogno. immaginato bene, non da me, ma hanno fatto un bel Sì. lavoro, però Sì, è vedo che costevole. è molto chiaro e anche diciamo, la grandezza del testo, la disposizione aiuta a memorizzare, secondo me. Ah, ecco, se posso vorrei anche pubblicamente, perché alla fine senza gli amici non se ne esce, vorrei ringraziare Daniele Duca, che è un gran fotografo con un portfolio impressionante, che mi ha passato montagne di file fatte con la Leica Monochrome e mi ha permesso di usarle per far vedere quella che è la differenza tra un nero nativo digitale, ecco, questo paesaggio marchigiano, credo che lui ha, perché lui è di Ancona, e un'altra foto che ho usato più avanti, anche questa è sua, ecco, e chiaramente in un certo senso questo è abbastanza irrilevante in stampa tipografica perché l'appiattimento dell'immagine, ma vi assicuro che queste foto fanno paura quando le vedete, cioè sono impressionanti. Io vengo da un mondo in cui mi si raccomandava quando si doveva appunto stampare il bianco e nero ai massimi livelli di fare comunque una bicromia, di dividere in due inchiostri, un inchiostro chiaramente nero e un inchiostro invece grigio, in maniera da Certo. restituire, si parla di situazioni predigitali, però non so neanche bene come venivano gestite. Ma sai, tutta la vita quello, il problema grosso, a mio punto di vista, ecco, ho tolto la condivisione perché Romolo ha scritto che stava Cosa hai copiando, scritto? però insomma non è carino, dai. No, sta copiando nel senso che prende appunti, anche copia, ma lui non, facciamo finta di non saperlo. Purtroppo sono in videochiamata di lavoro. Ah, va bene, ma noi aspettiamo, sto vedendo il video in muto. Romolo ha già rovinato tutto. Avrai modo di capirlo dopo, Andrea, tranquillo. Tu intanto anche tu prendi appunti, così magari ci correggi via Io via, insomma, che diciamo cavolate. Io. invece, tanto per intrattenere un po' il pubblico, fammi vedere un po', vorrei farvi vedere, perché ce lo dovrei avere qua, dammi un Sì, attimo. io comincerei se vuoi a mettere le mani in pasta, cioè a cominciare un po' a mostrare qualcosa di pratico, recuperando un po' quelle che erano proprio le nostre definizioni di correzione colore e che Certo. cosa potremmo fare con delle foto. Eccoci qua. Si parlava di alce e Ecco. non so come mai Eccolo qui. vedo. Appunto. Allora, questa vale veramente la pena di raccontarla perché questo è la ragione per cui il famoso plugin Alce si chiama Alce. Allora, se voi vedete, è molto piccolo qua, ma il titolo della fotografia è Elk, che sarebbe appunto Alce in inglese. Abbiamo poi scoperto che questo non è un alce, ma un suo cugino prossimo che si chiama Wapiti, d'accordo? E ecco, e praticamente la storia di Alce va così. Allora, dovete innanzitutto capire come si svolgono le classi di Dan Margulis. Sono 3 giorni ed è un bagno di sangue, nel senso che cominci alle 8 di mattina,
mangi, si fa per dire, di solito un toast e finisci alle 2 di notte quando crolli. E praticamente sono, per vedere come la classe procede, lui fa una serie di sorteggi, diciamo. No, non sono sorteggi. Fa dei confronti, sono 8 persone che partecipano, di tutte le 8 immagini e le valuta, d'accordo? Con un'applicazione pressoché perfetta della teoria del contrapasso, quando tu vinci una manche, cos'è che vinci? Un ci trovi immagini schifosissime da correggere. Quindi, cioè, non è un Cioè, ci sono i quarti di finale, le semifinali, fammi capire. Quindi è tipo l'allenatore degli anime giapponesi che metteva la gente le catene, li metteva a lavorare per farsi fare i muscoli, una cosa del Come hanno genere, come fatto avete a fatto. Federica fino a poco tempo fa, la Sì, uguale, stessa tenevano cosa. a lavorare così, Ecco, niente dovete anche pedestale. capire che questa cosa si svolge lungo circa 3 giorni. Quindi il primo giorno tutti amici, il secondo diplomazia sorridente, il terzo giorno è coltello fra i denti, tutti contro tutti. Io ho Oddio. avuto un grosso problema. C'è Marco che ha pubblicato la lacrimuccia perché si commuove a ripensarci, di essermi trovato in classe con Davide Barranca. Bella Ok? pizza. Il problema con Davide era molto semplice, diciamolo chiaro e tondo: Davide non era battibile, cioè non c'era modo, vinceva sempre, sempre, sempre lui. Le manche, d'accordo? Era in assoluto il migliore di tutti, no? E quindi era enormemente motivante perché la situazione era veramente questa: tu guardavi la tua immagine e diceva sì, col cavolo, nessuno può fare meglio di questa, è migliorata tantissimo. Quando venivano proiettate, arrivava quella di Davide. Tiravi craniate contro il banco Era perché l'uomo da uccidere, esatto, praticamente. era l'uomo da uccidere. Però è successo Ciao, una cosa. Davide. Ciao Davide, carissimo, è tanto che allora sulla foto dell'alce che vado a ingrandire un attimo così la vedete meglio. Siccome venivano eliminate mano a mano le versioni, ne restano due, d'accordo, in campo ed erano la mia e quella di Barranca. E questa andava convertita in CMYK e quindi c'era una richiesta specifica sul fatto che nelle ombre l'inchiostro non dovesse essere troppo alto, perché altrimenti, cioè, hai più contrasto, ma poi non lo stampi o comunque hai problemi in stampa. E ci avevano dato un limite della copertura totale di total ink limit in pratica, 300. 320%, quello che è. Noi Ok, dovevamo stare sì. d'accordo? Allora, si dà il caso, adesso sposterò la manina, che il punto più scuro dell'animale sia quello che io sto indicando adesso. Ok, E quindi ci è sta. lì che si andava a 320%, mi conferma Marco Diodato. E praticamente Dan mette le due versioni a confronto, no? E a un certo punto, chissà come, anche la fortuna aiuta gli esordienti, decide che la mia vince su quella di Davide. È l'unica volta che ho battuto Barranca, credo. No, ce n'è stata un'altra, ma nel corso successivo, in quel corso è stata l'unica, d'accordo? E Davide cosa fa? Quali Non andava giù, e siccome il problema era nelle ombre, Dan sta per chiudere l'immagine e nasce questo dialogo che vi ripeto esattamente con Margulis che parla in italiano e Davide che parla in inglese, d'accordo? bellissima Per Esatto. far capire quanto era teso, che doveva farsi capire, doveva parlare in inglese. Io stavo guardando Davide con odio e lui, mentre Dan sta per chiudere, con la massima tranquillità fa: Dan, can you check the ink limit? Cioè, puoi controllare che il limite di inchiostro? Che il furbetto questo. Dan si gira verso di lui e con questa faccia gli dice: nei coglioni? Con due L. Ok? A quel punto Davide, che non sa più cosa Capite la dire, un po' professionalità di imbarazzato, dice yes, e Dan gli dice: ok, basta tu non rompi i miei, ok? è lui, è Dan. Dan quando apre bocca si riconosce, è una cosa. Ti giuro che è andata esattamente così. Va a misurare l'inchiostro di Davide che è 320%, misura il mio che è 321%, no?
1% nessuno si formalizza. Se avessi avuto il 350 ci sarebbe stato da discutere, ma due punti passano, voglio dire, no, non è ingegneria nucleare. E Dan sentenzia, oh sì, Marco qui va bene, vince lui e chiude quella di Davide. Non mi ricordo se mi ha salutato quando siamo partiti, ma ti posso dire che una settimana dopo mi arrivavano le mail notturne di Barranca che diceva, ovviamente, certo, so dove stai di casa, cioè, lo so. Diceva, tu sei un bastardo perché sai benissimo che avevi un punto percentuale in più, tu hai vinto a tradimento e siamo diventati migliori amici proprio per questo. Beh. In base a questo che lui mi mandò il suo LCE, io, che era uno scriptino, non c'era neanche un'interfaccia praticamente seria, io lo lanciai, vidi la mia immagine che faceva pam e gli risposi, azzo, ma questo lo devi pubblicare subito, cioè tiralo fuori, no? Mm-hmm. Ma tu dici, non sono sicuro, ma cosa vuol dire LCE? Dico, Local Contrast Enhancer, mi rifà lui, e dico, allora, nome di una famosa e bellissima amicizia, lo chiamiamo Alce, d'accordo? Così ti ricorderai tutta la vita quando io ti stracciai quel giorno insieme. Nei coglioni, nei coglioni. E non ti libererai mai più di quel ricordo, caro Davide. No, esattamente così. Era un po' questo. E la cosa bella è che, siccome c'era molta goliardia in questo, qualcuno ricorderà che, non so se è ancora così sinceramente, non ce l'ho neanche installato in questo momento perché ho appena aggiornato Photoshop, ma in una delle versioni di Alce tu andavi a cliccare sull'icona delle info e partiva il bramito dell'Alce. Cioè sentivi... E c'era giusto. Gente che scriveva, ma perché fa quell'orribile rumore il mio computer quando clicco lì? È craccato? Cioè... Ma secondo me era un campionamento di Margulis che in un momento dei suoi, sicuramente. Ecco, credo bellissimo. Che Marco possa confermare, penso sulla partita, perché le cose sono andate veramente così. Ma la verità è che da quell'esperienza, adesso ci siamo un attimo persi per ragioni di vita, ma siamo ancora tutti amicissimi. Ci siamo ritrovati a lavorare insieme, sì. Io, Davide, Marco Diodato. Tutti amicissimi fino a questo momento, adesso che... anche Alessandro Bernardi, con cui ho fatto ancora delle cose, lo sapete tutti. E credo che sia stata una delle più belle esperienze di quel periodo che ha costruito, scusate se uso un termine di Giorgio Gaber, l'appartenenza, ragazzi. Era la cosa fondamentale. Essere una parte di qualcosa ci ha veramente svoltato la vita. Ma infatti c'è un bellissimo ricordo di Romolo, quando ho fatto il CCC a Pescara con te, il Color Correction Campus, ho passato 3 giorni con gli incubi notturni, lui sta apprezzando anche lui, come vedi, sognavo a livelli di regolazione e rinoceronti. Esatto. Quando non sono alci, sono sempre animali. Però se mi permettete, io, vabbè, ti devo fare un dispetto, Athos, no. Ok? Prego. Perché, vediamo un attimo, qui nella cartella Casa Vuoco mi ho una cosa che dovrebbe spaventarti, se la vuoi commentare. Mi spaventa. Sono pronto a tutto, sì, ecco, sì, ma non è una cosa. Tra l'altro salutiamo Moreno Chiacchiera, che è qui ritratto in questa foto. Io ho chiesto a Marco se c'erano speranze di curarmi il Parkinson, perché... anche se direi anche l'itterismo di avere, direi è una pensione, ma penso che non ci siano speranze, e questo è un caso, penso, un po' di scuola, non lo so, forse sì. È la foto un po' vecchia del 2015, forse le fotocamere di oggi riescono a non farsi fregare tanto, no. È una situazione abbastanza, in realtà non tanto strana, perché come vedete l'immagine proiettata nel touch, nel TV, nello schermo dietro le mie spalle è perfettamente bilanciata, un pochino troppo contrasto semmai, ma insomma i colori sono quelli veri. E sulla base di quei colori lì la fotocamera ha lavorato, trascurando ma forse giustamente dal suo punto di vista, i colori di chi c'era in quella stanza e del resto della scena, insomma. E quindi è una situazione forse un po' inconciliabile, però magari qualcuno, non io, ma qualcuno potrebbe dire che era meglio se la fotocamera lavorava pensando a ritrarre bene le persone e fregandosene un po' dell'illustrazione. Nessuna illustrazione sarebbe... Come vedremo fra poco, ci sarebbe stato comunque un altro problema, perché allora, chi non lo sapesse, Athos mi ha passato questa foto stamattina,
chiedendomi ti va di provare a farla? E secondo me questo è un esempio canonico, proprio da manuale. E vorrei usarla soprattutto per farvi vedere il tipo di approccio che secondo me dovrebbe avere. Facciamo finta che questa foto vada realmente post-prodotta perché serve, cioè dobbiamo ribilanciarla. Qual è l'approccio che io considero giusto? Allora, prima di tutto, cerchiamo di capire perché la foto è in un certo modo e qualunque fotografo se ne accorge subito. Il problema è molto semplice, c'è una doppia dominante. La doppia dominante è dovuta al fatto che l'illuminazione interna della stanza che colpisce sia voi che i muri ha una certa temperatura di colore estremamente calda. Questa è probabilmente una lampada incandescenza, siamo sui 3200 Kelvin, presso poco. Completamente illegale già all'epoca, doveva essere sostituita, ma comunque quello aveva. Lo schermo sul retro ha un punto di bianco completamente diverso, attorno ai 6500-6000 Kelvin, dipende. Ma sì, Quindi fai sono vedere che abbondiamo. proprio due piani cromatici diversi, sono due sorgenti diverse. E questa è una cosa che di solito fa impazzire abbastanza i post-produttori. Perché? Perché la verità è che se noi fossimo stati in quella stanza, avremmo visto sì un'illuminazione un po' più calda all'interno e un'illuminazione un po' più fredda, una temperatura di colore, intendo, un po' più fredda nello schermo, ma mai una discrepanza del genere. Assolutamente mai. Di conseguenza, il messaggio è: questa foto, siccome è proprio divisa in due, non si Scusa, riesce. scusa Marco, ma perché il nostro occhio invece vede in maniera così diversa quello? Cioè, non dovrebbe funzionare più o meno nello stesso modo? Il nostro occhio non funziona così. Il nostro occhio, cervello, cioè quello che Il c'è in nostro occhio mezzo. funziona benissimo e è la fotocamera che non è in grado di emularlo. Ecco. E noi tendiamo ad appiattire. Allora, c'è un'espressione che a me piace molto, che si usa spesso. Noi tendiamo a scontare l'illuminante, cioè è come se noi riuscissimo d'istinto a sottrarre in buona parte anche le doppie o triple dominanti a una scena. Poi è chiaro, se tu ti metti su un palco, c'è un concerto rock e mi spari un faretto intensamente rosso e uno intensamente verde che si incrociano e danno un giallo, lì non è che ti appaiono bianchi. Ma perché? Perché il discorso è questo, che quei colori così estremi stanno al di fuori di quelli che sono i colori che noi evolutivamente abbiamo imparato a percepire come bianco. E quali sono? Detto terra a terra, i colori che vediamo nella luce diurna che ci circonda fra l'alba e il tramonto. È il famoso locus planckiano che attraversa il diagramma di cromaticità dove cadono le temperature di colore. Non esiste una temperatura di colore definita da una temperatura Kelvin che sia intensamente verde o intensamente magenta. Quella è la tinta, è un'altra cosa. Noi ci siamo evoluti per appiattire in qualche modo le dominanti, lo facciamo incredibilmente bene. Un sensore non ci riesce, è tutto lì. Sì, Lui sì, sì. riscontra un contrasto cromatico, se vogliamo chiamarlo così, fra le due temperature di colore delle sorgenti molto maggiore di quello che noi percepiamo. E a questo punto, Houston, abbiamo un problema. Anche perché una foto del genere, anche se può essere fatta in maniera abbastanza, così abbastanza soft se vogliamo, ma non la puoi risolvere senza una selezione. Perché? Perché dal punto di vista cromatico è come la sovrapposizione di due foto con le temperature di colore sbagliate, entrambe. Quindi una delle due va sempre bene e una delle due va sempre male, insomma, Ecco, se non tra ci l'altro mettiamo. io stavo dando un'occhiatina ai meta no, scusa, ho sbagliato, ai metadati. Ecco, perché stavo cercando di capire come era stata ripresa e siccome tu me l'hai mandata su Facebook, Facebook ha pensato bene di strippare via tutto e quindi io non so se qui a monte c'era un RAW, ma ti posso dare un'idea. Ti posso No, penso di no, mi fu mandato anche quello per WhatsApp, credo, no? Ma Qualcosa del genere. dirò una cosa scioccante che potrebbe far cadere sfilze di guru uno dietro l'altro, Ma che sì. su foto di questo genere, in queste condizioni di colore, non è affatto vero che Camera Raw o Lightroom fanno un lavoro migliore di Photoshop. In cui, per certi versi, oh, è chiaro, poter regolare un po' la temperatura di colore è una gran cosa, ma non risolvi in maniera così semplice la cosa automaticamente. Qui, però,
è più facile partire, sto per dirlo, da JPEG, è migliore. Bellissimo, no, io sono felice, rivalutiamo il JPEG. Preferisco lavorare su questa immagine, perché lo so che se io avessi il RAW e cercassi di farlo in camera RAW, ci lavorerei 5 minuti per venirne fuori e non sarei contento. Ma vuoi vedere come farei? Io parto da un assunto molto semplice. Allora, fermo restando che questa signora immagine ha un problema molto grosso, io non sto a preoccuparmi assolutamente a priori del fatto che dovrò fare una selezione. Per me, se lo schermo diventa bluastro in questo momento, è piuttosto irrilevante. Il paragone che faccio su queste immagini qua ai miei studenti di solito è del tipo che se tu sei a pronto soccorso, stai facendo il tuo servizio di medico e ti arriva uno con un'emorragia che sta per morire, non ti preoccupi dell'unghia incarnita, cerchi di fermare l'emorragia. Perché dia molto bene l'idea di quello che sei per fare. Diamo ci sarà sicuramente fare. Gente che dice, però quell'unghia. Allora, l'unghia no. Che io non sono, è simmetrico. Su cosa che sono quasi disposto a scommettere la mia carriera? Sul fatto che questi interruttori, questa porta, questi muri, forse anche la cornice, siano essenzialmente percepiti come qualcosa di molto vicino al bianco. E come tutti sanno, io amo leggere i numeri in LAB. In LAB, per chi non lo sapesse, quando io vado a esplorare col contagocce, ma in realtà con qualsiasi strumento che non sia la taglierina, grazie, vedo e sto vedendo questa impostazione qua, vedete questa parte qua, scusate la finestra, che ho impostato su colore LAB, mentre di solito è colore CMYK. Ecco, perché? Perché una delle regole più semplici della storia è che in LAB posso neanche guardare al momento la L, che mi dice solo se sto guardando qualcosa di chiaro o di scuro. Se sono interessato alla tinta e mi aspetto che questa roba sia neutra, dovrebbe essere A uguale a 0, B uguale a 0. Ok? E quello che io leggo è A uguale a 25, B uguale a 66. Chi sa un po' di LAB sa che questa è una seria componente magenta e una mostruosa componente gialla, e infatti guarda che colore, quello lì potremmo definirlo come un arancione chiaro sostanzialmente, d'accordo? Sì, la cosa che tende molto al giallo, ma la cosa più interessante qui è anche andare a vedere come sono fatti i canali. Fate finta di non aver mai visto un canale in vita vostra, ma ok, boh. Boh, però su questo credo che la netta sensazione che qualcosa di storto ci sia. Questo canale, dal mio punto di vista, ha la stessa funzione per me dei genitori di una certa mia ex, cioè occupa spazio per nulla, potrei buttarlo via, non si fa niente. Ma è bellissimo, io devo appuntarmi queste cose, assolutamente. Okay. Questa del genitore da mia ex che ho inventato in questo momento. Ma lo troverai pubblicato. 9,99 anni, non ho mai capito perché. Comunque, fatto sta che è più o meno inutile all'umanità. E allora guardate cosa facciamo. Invece che star lì a impazzire di curve, ma voi ve lo immaginate cercare di tirare fuori dettaglio da questo canale? Ma se volete io ci provo anche, potrei provare a schiarirlo. Volete che lo schiariamo? No, perché è fantastico, cioè, non pensavo ci fosse tutta questa sabbia, tra l'altro. Stiamo tra facendo delle scoperte. Guarda quest'ombra della mano in questo canale, che sinistra. Atos, cosa stai facendo? No, non... me lo chiedo continuamente, anche a proposito di tutto il resto. Insomma, così si nota meno, ma nel canale del blu è pam, lì, cioè, voglio dire... Ecco, invece, ascoltate, io partirei da un presupposto diverso, che io vado a mettere un campionatore colore. Dove lo mettiamo? Lo mettiamo qui, tanto per vedere, e vado a vedere che numeri, forse non è una grande idea, perché è veramente troppo basso. Cerchi un valore medio, un valore... Aspetta, un attimo. Perché prima mi sono accorto... Telefoniamo anche, se lui ci dice... No, scusa, Davide, ormai ti abbiamo preso. Aspetta. Scusate, perché mi sono accorto adesso di cosa. Prima, quando l'ho aperta, chissà perché si è aperta in un altro modo questa foto. E allora... Si è aperta la politica...
convertiamo lo spazio di lavoro che è Adobe RGB e sono un po' più contento. Ok, perché? Perché guardate, in uno spazio con un gamut un po' più ampio, non è che possa essere effettivo. Ah, Il blu ok. non è così disastrato. Ma prima perché si trovava in un, l'avevi convertito in un Perché? altro spazio? No, perché ho rispettato il suo profilo e l'ho Ah. aperto in serie RGB che è molto piccolo e di conseguenza un canale così estremo come quello del blu sfonda. Ah, ho capito, ho Quello che ti capito. posso far vedere è che se io, questo sarebbe uno dei casi in cui potrebbe valer la pena di provare, se io semplicemente converto questa immagine in Profoto, che è uno degli spazi con il gamut più ampio che abbiamo, Sì. quello che succede è questo, che il rosso, il verde e il blu sono ancora un po', tra virgolette, migliori, d'accordo? Sì, Però leggermente, sì. l'immagine non ha cambiato aspetto. Adesso sono tornato, ho fatto Command Z, vedi? Il blu è un po' più scuro. Ma a me Sì. quello che importava era andare a piazzare, che ne so, un campionatore qui e ragionare in questo modo. Abbiamo detto che in lab neutralità vuol dire A uguale a 0, B uguale a 0. Palesemente non è così, ma in RGB cosa vuol dire neutro? Neutro vuol dire che noi abbiamo tre canali, il rosso, il verde e il blu, che devono avere gli stessi numeri. Per cui, per esempio, dovrebbe essere, che ne so, 192, 192, 192, se questo fosse neutro, o poco distante. Oppure 125, 125, 125. Cosa cambia? Cambia la chiarezza del grigio, dal bianco al nero, che io starei guardando. E siccome è palesemente non così, perché il rosso ha un valore di 192 in questo punto, il verde di 125 e il blu di 31, e questo lo faccio con delle abbreviazioni di tastiera, sì. Traduce nel fatto che il rosso, come vedete, è estremamente chiaro, il verde parecchio più scuro e il blu, mamma li turchi. Ok? Quello che io vado a fare qui è utilizzare una cosa che non usa quasi più nessuno, ma Oh, che dici esattamente è in cosa. vari casi, che è il miscelatore canale. Ok. Miscelatore canale è la scoperta dell'acqua calda, ovvero. Se un'immagine, quando la guardo, il canale del rosso è composto da tutto il rosso senza verde e senza blu. Il verde, tutto il verde senza rosso, senza blu, e il blu, tutto il blu senza rosso e senza verde. Bene, a volte quando si fanno queste cose bisogna avere un pochino di coraggio. Vedete qua, 192, 125, 31. Cosa vuol dire? Ve lo faccio rivedere. Che il rosso è molto chiaro, che il verde è parecchio più scuro, che il blu è inguardabile. Ok? Questo è il motivo. Lo vedete nei canali, per cui qui c'è un giallo molto intenso. Guardate un po'. Io prendo il rosso, il verde che va schiarito e gli inietto. Che cosa? Il rosso e il blu? Beh, il rosso. Rosso. Perché mi può dare un contributo alla luminosità e soprattutto perché, se torniamo al discorso dell'emorragia interna, dargli del blu è come dargli del sangue infetto. Cioè, voglio dire, non si può buttare un errore a correggere un altro errore. L'emorragia interna è quella che sto avendo in questo momento nel cercare di seguire il ragionamento, ma non Guardate è spiegato male. i numeri, guardate, fidatevi dei numeri, ve la nascondo l'immagine, l'ho fatta piccola piccola, ci ho messo le proprietà davanti. Io l'ho vista stamattina, non è che l'ho preparata un milione di volte. Sì, Guardate questo i numeri, confermo. 192, aumentate il rosso fino a che arrivate in quella zona, guarda che bello, 192 anche qua. L'avete iniettato nel verde, adesso andiamo sul blu e già che ci siamo. Il rosso l'abbiamo già usato, iniettiamo un po' di verde. 192. Scusa, Marco, non ti voglio adesso mettere nel Poi panico. spengo questa regolazione, rivelo di nuovo l'immagine. Questa è questa immagine, e quando l'accendo. Dov'è? Che spettacolo! Lo schermo è bluastro ed è saturata, ma le abbiamo salvato la vita. Sì, Sì, no, ti sì. volevo chiedere se potevi abbassare la risoluzione del monitor per riuscire a leggere questi numeri, perché da qui sono veramente Sperando illeggibili. Non vorrei che adesso. questo non cresci clamorosamente, ma proviamo. Allora, Beh, intanto vedo che sarebbe. non siete più iterici e io sono molto contenta. Beh, sì, Vedi? c'ho gli occhi quasi che adesso vedono tutto magenta ecco qua, di base. Perfetto. E lì, Dobbiamo fare così? speriamo. Ah, sì, ha funzionato. Ok.
probabilmente i numeri adesso si leggono un po' meglio. Bene. E adesso allora fantastico, comunque vi faccio vedere una cosa interessante. La regola per l'incarnato in lab è che A e B, A rappresenta la componente magenta quando è positiva e B rappresenta la componente gialla, dovrebbero essere appunto positivi e B dovrebbe essere uguale o maggiore di poco di A, specialmente in un incarnato chiaro come è quello di Athos. 18 e 20 leggo qui, 16 e 19 leggo qui, qui nonostante si muoveva, non... leggo 14 e 16 e i muri meno 1 più 1 meno 2, vedete che siamo in neutralità. Sì, sì, la sì, tua maglietta com'è? Una maglietta vacuum nera. Nera, sì. Le magliette nere. Non ci preoccupiamo troppo di una punta di blu qua dentro, anche perché si può comunque andare a ridurre. E adesso vi faccio vedere cosa farei io. Il problema è che quando andiamo a togliere delle dominanti del genere, la desaturazione è praticamente inevitabile. Quindi la cosa più bieca che potrei fare è usare le tonalità saturazione per far tornare un attimino di colorito. Con un piccolo problema però, naturalmente, che c'è una grossa area blu che andrebbe corretta, perché qui adesso vedete, certo, abbiamo una dominante blu pazzesca. Perché? Perché noi abbiamo ribilanciato il resto della scena, ma ovviamente non siamo andati a separare l'immagine di prima da quella di adesso. Cioè, paradossalmente, se io tornassi alla situazione precedente, lo vedete? Certo. Avrei uno schermo più accettabile, anche perché, tra l'altro, vorrei farvi notare che questa operazione che ho fatto sarebbe meglio farla in colore, come vedete, per quindi passare, tolgo un attimo la situazione, non tanto la correzione che, come vedete, mi brucia completamente le luci o comunque mi mette un po' in crisi qua, ma tenere il nuovo colore con la luminosità sottostante. Chiaramente questa è troppo scura, andrei con una curva o con valori tonali o quello che è a schiarire un po' il tutto. Ecco, fantastico. Il contrasto che voglio io a questo punto, vabbè, questo aumenta di norma anche la saturazione. Se voglio evitare, la metto in luminosità. Adesso riaccendo il livello di saturazione di prima e, come vedete, ci sarei anche. Il problema è questo. Allora, devi mascherare come in qualche modo, ma questo mi dà l'occasione per dire ok, appiattisco tutti i livelli, non fatelo, ma solo per fare in fretta, e vi faccio vedere che quella cosa, come tutti i colori isolati, in lab viene fuori un botto incredibile. Ho convertito l'immagine in LAB, la sua chiarezza, questa è la componente verde magenta, tende al magenta dove è chiara e al verde dove è scura, qua in particolare, e questa è la componente giallo-blu. Tutto ciò che è più scuro di un grigio al 50% è tendente al blu. E allora guardate, io duplico questo canale, lo riempio, ok? Di grigio al 50%, in scurisci, isolo ovviamente in questo caso la parte blu. Vedi che c'è del blu anche nella tua maglietta, l'avevamo visto prima. Un pochino, però il candeggio, ho candeggiato. C'è questo qua. Invertendolo e contrastandolo un po' e poi caricandolo e poi andando su e sui livelli, prendendo tutto, vado a fare una curva e gli riduco ferocemente il blu, frenato da una maschera che, cosa ho sbagliato, perché non sta funzionando? Il contrario. Ha perfettamente ragione, no? È giusto? Allora andiamo a vedere qual è il problema. Ok, siamo qui. Ok, giusto, non dico che vado a togliere proprio tutto, però già che ci sono, ragazzi, visto che ho una maschera che mi aiuta, forse è meglio ridurre anche un po' di magenta. Poi andrò a fare del maquillage se volete, ma rispetto a prima, vedete, senza selezionare niente a mano. E poi parliamoci chiaro, quando si arriva qua, se io dovessi proprio a tutti i costi usarla questa cosa, io userei tonalità saturazione, porto la saturazione a zero, quindi faccio un bianco e nero, inverto la maschera in maniera che una maschera nera
mi vada a tenere, ok, qualcosa di, e dove ho bisogno di neutralità, ah, ho capito, tengo un pochino, ok, e poi per non fare proprio una cosa che sia, diciamo così, assolutamente, eccolo qua, che non sia assolutamente poco credibile, di solito, sì, scusate, sto anche togliendo dai piedi involontariamente il disegno, non volevo, ecco, ma questa correzione la faccio al 70%, cioè lascio trasparire un pochino del colore originale. Sì, per neutralizzare un po', dici, okay, il verde in questo caso. So che lo fa molto rapidamente, ma quello che a me importa è farvi vedere che si possono fare delle cose interessanti senza... Senza impazzire nello scontorno esatto, per poi insomma andare a lavorarci dentro in maniera separata. Quindi tu hai ricavato una maschera al volo dai dati del canale. Ma la cosa sconcertante è che si può fare senza maschera. Vi faccio vedere questo, vedete? Allora, ciò che succede quando si fotografa il proprio bimbo con un muro giallo canarino da una parte, rifletto di luce. Allora, i numeri riflettono questa cosa a voglia, come dicono certi. Allora, eccolo qua, prendo il mio contagocce, vado a esplorare. Guardate qui il colore dell'incarnato. 11 e 19, un pochino tendente al giallo, ma sulla pelle di un bambino ci potrebbe anche stare. Perché, vi ricordo, A maggiore di 0, B maggiore di 0, B maggiore di A, ma non troppo. Cosa vuol dire troppo? Questo. 16 e 43, questo non ha una legge dominante. Se io saturo questa immagine, vedete cosa succede? Il problema, questo giallo si riflette anche nelle manine, sì, in questa parte qua. Ecco, chi fa una selezione di questo genere? Ma io quello che dico sempre è che, allora, converto in lab, vado a fare un livello di curve, guardate la giacca che è sostanzialmente è bianca, 0 e 0, vedete? Quello che dicevo prima, questa è neutra. Allora, le curve servono non solo per spostare dei punti, ma anche per tenerli fissi. Per esempio, se io clicco qui, e se io clicco qui, dove c'è lo 0, vado a fermare la curva, a meno che io non voglia deliberatamente spostarlo questo punto. Sì. Questo rimarrà fermo e quindi io posso intervenire sul resto. Qual è il canale che mi disturba? Il canale B. Guardate, io clicco qua. Questo è l'incarnato del bambino. Okay. Questo sta sotto perché è verso il blu. Vedete che è negativo. E vedete quanto è più alto quel puntino che si vede lì, l'incarnato qua, il giallo? Mm-hmm. Com'è che si fa? Beh, lo abbassiamo, no? Dov'è? Ma... Miracoloso. È fantastica questa cosa. Ok? Hai spostato quel puntino proprio dove c'era la dominante. Perfetto. Vediamo. Dovrei avere questa. Io mi accodo a quello che dice adesso Romolo. Capite che vuol dire fare un CCC, che detto così sembra qualcosa di sovietico, no? Manca solo la P in fondo. Il problema è questo. Questo è lo stesso bambino, solo un po' cresciuto. E questa è una doppia dominante. La vedete? Insomma, hanno tutti i paletti gialli a casa di questo. Questa è bellissima perché abbiamo una dominante. È già in lab. Vedete come è scuro qua dietro? Questo è il blu. Sì, una dominante data azzurra, data anche lì dalla differenza della temperatura della luce. Lui è all'ognolo, lo ammetto, ma se andiamo a vedere qua, vedete i capelli davanti è 10-15, quindi più e più. Se andiamo a vedere qua, è più 5 e meno 31, quindi c'è ancora la componente magenta, ma questa roba diventa blu a un certo punto, tendenzialmente è un viola. Allora, guardate un po', prendiamo la curva che controlla il blu. Io non sto selezionando niente, Sì, mettiamo sì. Un bel punto in centro, ok? Mettiamo un bel punto qui, anzi qui, ok, che mi tenga fermo l'incarnato. E poi andiamo qui, e cos'è che dobbiamo fare? Togliere blu vuol dire andare verso il giallo, cioè aumentare la nostra curva. Oddio, ma è sparito. Guardate.
Capisci adesso, Federica, come cambiare colore ai tuoi draghi quando sputano fiamme, ma quelle fiamme Sì, non sono no, ma abbastanza blu. cambierò, ma però non cambio colore della cucina perché mi piace anche così, però tiriamo sul lab. Potresti cambiare il colore della cucina in tempo reale in questo caso, cioè basta mettere il Io punto. sinceramente, allora è chiaro che in certi casi può essere molto più complicato, ma lo capite perché quando io in certi gruppi di discussione davanti a cose del genere vedo dire selezionate i capelli con la penna, mi trasformo in canali nella famosa canzone della lettera del colonnello, del compagno Lazzo al colonnello Valerio, cioè faccio fatica a stare calmo perché dico: ma perché volete soffrire? La verità che la gente non vuole ancora imparare è che un'immagine conosce, sa di se stessa molto più di quello che sappiamo noi. Le Beh, bellissima anche emozioni questa, ci si può sono scrivere. dentro, questo è il punto. L'immagine Se conosce. mi permettete, posso allontanarmi solo 30 secondi e poi vi faccio un esempio di questo, ok? Sì, Ma assolutamente. assolutamente, partiamo un intervallo, un tranquillo intervallo, Aspetta, aspetta, arrivo se io. volete. Ecco qua, abbiamo delle immagini che a guardarle adesso hanno bisogno assolutamente di una Anche loro correzione, una cioè, dominante un ma po', terribile, insomma. proprio cose Guarda inusitate. Ragazzi, come è gialla io qui. spero che sia. Beh, lì si vede assolutamente che la curva non era posizionata bene. Spero che siate come me, abbastanza, insomma, contriti. C'è Romolo che vuole contribuire all'intervallo. Romolo, puoi, Ecco. anzi, se vuoi offrire omaggi, no, non lo so, qualcosa del genere. La cosa di Andrea non la pubblico perché mi sembra che non abbia Aspettiamo, aspettiamo Marco perché sennò attinenza, sì, con tutto non ciò. rende. Sì, Marco, giustamente. Marco, tra l'altro, ci sfoggia un suo avatar che parla da solo, quindi c'è poco da aggiungere, insomma. Andrea, penso che stia capendo molto. In realtà è scappato, è andato a comprare sigarette e non Ma tornerà io più. spero che abbiate, insomma, siate rimasti anche voi colpiti non solo dalla maestria con cui è stato eseguito tutta questa serie di foto, no, come di correzioni. State calmi, ho detto correzioni, non volevo dire una cosa diversa, ma anche dal modo in cui sono state comunicate. Prego, ti lascio la parola, giustamente. Se Aspetta, volete, ti riporto questo è dentro. Eccoti, vai. interessante, questo è bello. Allora, voi tutti avete a che fare con degli art director? Sì, Art assolutamente. director, don't you love Ma them? anche con degli Quando... stampatori. So Ma much proprio. sono un po' come il polo nord e il polo sud, l'art director da una parte e lo stampatore dall'altra, che tra di E tu loro nel non si mezzo. parlano. Esatto, sì, è un po'. Esatto. Vedete, l'art director è quello che il venerdì alle 7 ti dice: magnifica questa foto, ci facciamo un poster per dire, ma puoi per piacere farmi il vestito rosso? Boh, che ci vuole? Allora, ragazzi, vi insegno un trucco. Se avete un po' di spirito di operetta e una certa verve recitativa, qui ci sono dei soldi. Allora, dovete cominciare un melodramma dicendo: ma porca Eva, io dovevo uscire, scegliete voi, con mio moroso, la mia morosa, mio fratello, mia sorella, gli amici, hanno appena finito il lockdown. Ok. A quel punto, se riuscite a impietosirlo, tanto dice: guarda, ti do 100 euro in più, però me lo devi fare. 100 euro per lavorare tutta la notte, 200, va bene, dai, 200, però va, lo mandate via. E Nessun art director seguirà questa live, spero, perché sennò. quando lui va via, fate questo. Beh, Aspetta, il vestito è dici. diventato rosso, effettivamente. Beh. Ok? Peccato che anche tutto il resto è diventato rosso. Ma che ne dite di fare un'operazione? No, scusate, non questo. Che ne direte di provare a fare un'operazioncina del genere? Oh, dunque, questo è un file LAB, Yes. Dov'è il ecco. problema? Dov'è il problema? Mi avete visto selezionare qualcosa? Mi è Vedete? rimasto ancora un po' di bluetto Io tra una trama e mi l'altra. sono distratto un secondo, forse in quel secondo tu hai preso il lazzo e hai fatto delle No, cose. No, non credo. assolutamente. E sapete qual è il bonus di questa tecnica? Che se la director cambia
Certo. Di nuovo. Poi sì, è chiaro, bisogna capire cosa fare dello sfondo bianco, ma capite che è un falso problema. Perché? Perché al di là del fatto che è spettacolare visto così, la lettura giusta, ed è per quello che io insisto, bisogna guardarle le immagini. Io cito il mio grande amico Alessandro Bernardi, l'ha detta meravigliosamente bene. Lui dice: Think before you Photoshop. Pensate prima di usare Photoshop. Che io quando apro questa cosa, io non vedo una modella bionda con un vestito blu, no, io vedo un oggetto che ha un colore che si sta da tutto il resto. Solo dopo arrivo a vedere la cosa. Io so già dove devo andare e nel momento in cui la vedo, ho già pensato che c'è un canale, ed è il canale BD Lab, in cui quella cosa si isola meravigliosamente bene. E se non ci credete, ve lo faccio vedere. L'immagine era già in lab, non l'ho convertita. Luminosità, che sarebbe chiarezza, possiamo usare un bel termine. Qui l'isolamento è veramente basso, ma qui l'isolamento è clamoroso. E se volete fare una maschera, basta duplicare questo canale, invertirlo, contrastarlo, gli tirate una curvetta e la selezione è fatta. Dov'è il problema? Ti hai dato la Era quella curvetta. cosa che hai fatto in 2 nanosecondi e mezzo mentre l'altro si girava e poggiava il Sì, naso. assolutamente. No, No, all'altra. sono stato più cattivo. L'ho fatto in maniera implicita, utilizzando una funzione poco utilizzata, perché obiettivamente in RGB serve fino a un certo punto, che è il fondisé, cioè la fusione condizionale, in cui praticamente io vado, vedete, a sovrapporre, qualcosa non ha funzionato per forza perché questo livello è spento, un colore qualsiasi all'immagine. Però poi con questo controllo vado a dirgli tutto ciò che vedete non è blu, toglilo da questa equazione ed ecco che arrivo qui. Con una possibilità, tra l'altro, alt click di aprirgli le zampe e Ecco. fare una specie di selezione sfumata. Ci sono milioni di modi di fare una selezione in Photoshop e questo è uno di quelli. Ma funziona su certi colori solo ed esclusivamente in lab perché in RGB non avreste mai la possibilità di fare un numero del genere. Qualcuno ha detto, e non è sbagliato, dice: vedi, però allora, se quando tu mi metti questo in metodo di fusione colore, non puoi cambiare la luminosità. E perché lo metto in colore? Perché se lo faccio in normale, questa roba è Illustrator per un bambino di 3 anni, cioè Sì. no, non è bello. Ma il discorso non cambia perché se uno sa un attimo come funzionano le curve in lab, vedete, se io volessi fare il colore, chiamiamolo complementare di questo, vado semplicemente a invertire tutto, attenzione su tutta l'immagine, quindi vedete che anche l'incarnato non se la sta passando bene, ok? Questo è come invertire il colore mantenendo la luminosità e con la stessa identica logica. Io dico, questa curva io voglio che agisca su tutto fuorché su ciò che non è blu. Ok? E vado a togliere la componente, per me giallo vuol dire non blu in questo caso, Fantastico. Sì, sostanzialmente. sì, sì, sì. E a questo punto fiato le trombe, più scuro, più chiaro. Volete cambiare il colore? Facciamo una cosa di questo genere, più verde. Facciamolo andare verso il verde erba o verso il verde acqua. Ti va bene il verde acqua? E Che spettacolo. se vogliamo farlo veramente chiaro, 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 ecco. Capite che in un mondo in cui alcuni miei studenti che si trovano nelle peste a fare e devono accettare qualsiasi lavoro, in un mondo dove ti dicono che ti danno un set di scarpe e ti danno 50 centesimi per cambiare il colore a un paio di scarpe, o così o morire, ragazzi. Morire. Io credo che Marco Diodato, con il lavoro che fa, che credo su supervisione addirittura, avrebbe delle storie da raccontare su questo. Cioè, lui mi raccontava, adesso non mi ricordo se i tempi siano giusti al millimetro, ma mi diceva: io ho un set di immagini, quel set di immagini devo fare in un'ora, ho 6 minuti a immagine. Se ci metto di più, affari miei, nessuno me li paga e sto lì la notte. Quindi o impari o impari. Stiamo lottando con gli indiani, cioè, nel senso che loro Nella giungla, vendono Marco. servizi a cifre ridicole. E se vogliamo essere competitivi, tecnica. Fermo restando che al di fuori
nell'ambito professionale, dal mio punto di vista, la tecnica da sola, io dico sempre ai miei ragazzi, è completamente fredda, e mentre la creatività da sola, senza tecnica, può essere bellissima, ma 40 secondi a immagine, ecco, mi Sì, dicevo. Marco ti corregge perché è tutta una correzione qui. 6 minuti, sono 40 secondi a immagine. 40 quindi tu saresti stato in grado di fare la stessa cosa che ha fatto adesso Marco Olivotto Sì, assolutamente. in meno tempo, in 40 secondi. Sì, penso veramente stiamo vivendo in tempi. No, in meno non ce la fa perché Marco c'ha 40 anni suonati, ma rimane il cucciolo del gruppo. A parte un cucciolo di 2,10 m, ma E non si deve azzardare, non diciamo si deve così. azzardare. No, 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 perché sennò io e Barranca andiamo a prenderlo a Londra di notte e sono dolori. Mi piacerebbe portare Barranca a Londra, altro che l'Englishman in New York di Sting, cioè, che ne dici, Sì. Marco? Ecco. No, è solo un Credo 38? Vabbè, ok, ci siamo ormai. In no, adesso esadecimale. siamo, no? 38 è una bellissima età e non diciamo niente, insomma. Ma anch'io ho più o meno gli stessi anni, ma li misuro in esadecimale, ecco, mettiamola così. Ok? No, volevo solo dire, è chiaro che questi sono spettacolari, ma vi assicuro che nel 90% dei casi con qualche manovra si riesce ad applicare, solo che bisogna imparare a leggere questi benedetti canali senza Assolutamente, assolutamente, io, pazzesco. guardate, vi dico la verità, sono sempre stato molto preoccupato i primi tempi che insegnavo, perché quando faccio vedere queste cose... Io vi giuro che non ho mai visto, parlo degli istituti, non tanto dei corsi estemporanei. Io vi giuro che non ho mai visto sguardi tanto alieni come quelli dei miei studenti. E io mi dicevo, perché è una domanda che uno si fa, forse sto sbagliando tutto, forse non è questo l'approccio. Ma alla fine della fiera, quando 2 anni dopo gli studenti ti scrivono, prof, se lei non mi avesse Ho insegnato quelle visto la cose, luce. adesso sarei nella BIP. E ti ringraziano, capisci che forse vale la pena di vedere sguardi alieni. Poi, se mi permettete, non c'entra niente con questo, ma vorrei farvi vedere una cosa di Permettiti tutto quello che cui. vuoi, noi siamo qua a tua disposizione. A me ci hai tolto la parola, che non è poco, insomma, nel senso che non riusciamo. Mi devo ancora riprendere da quello che ho visto, anzi, faccio mio il commento di Romolo, perché penso sia l'unica cosa da dire in questo caso. Vai pure avanti, Marco, non No, ti fermare. volevo solo farvi vedere una cosa di cui no, non posso dire che vado orgoglioso perché non è un orgoglio mio, ma che dimostra in un certo senso, ecco, un punto che io ho fisso in testa, e cioè il fatto che bisogna, per fare le cose in un certo modo, bisogna avere una buona idea. Allora, quello che vi faccio vedere adesso è abbastanza sconcertante, è come si dice, il risultato di un esercizio, un banale esercizio che una mia studentessa di 19 anni dell'Accademia ha fatto, e adesso vi spiego in che termini. Allora, io mi sono trovato quest'anno, come molti altri insegnanti purtroppo, a fare un corso, e questo, ho fatto 2 corsi al primo anno. Allora, immaginate cosa vuol dire insegnare a una classe di 25 persone che non si è mai incontrata. Siamo Sì. figurine su uno schermo. Sì. Io li ho visti l'altro giorno per la prima volta all'esame e chiaramente un corso, che sia chiaro, un corso di base di fotografia è difficilissimo da fare online. Quindi io cos'è che ho fatto? Ho detto, ragazzi, dovete portare pazienza. Magari alla fine del corso ce ne andiamo fuori a fare una campagnata e facciamo delle foto, se volete. Però adesso dobbiamo accettare che questa è la situazione. Qui in Trentino noi diciamo che lo strudel lo fai con gli ingredienti che hai in casa. Fine. Cioè, se non puoi Questo lo fare... diceva Margulis, No. sì, chiaramente era Cosa Robles. C'ha qualcosa. Comunque, vabbè. è successo? È successo che un giorno a mio rischio e pericolo, con la mia Ci sono? valente aiutante Paola, che è la mia segretaria, non sa nulla di fotografia, che mi seguiva con lo schermo del computer, perché io insegnavo da qui a 25 persone che guardavano, ho fatto un corso di illuminazione di base, ma ragazzi, di base, della serie, se metti un diffusore, l'ombra è più morbida. Dipende dalla dimensione relativa della sorgente, l'ombra che proietti, eccetera, eccetera. E la volta dopo, cos'è che ho fatto? Ho detto, ragazzi, a sorpresa, facciamo un servizio fotografico intitolato Piccoli oggetti.
quello che avete in casa, dal cellulare alla candela all'abat-jour, dovete farmi delle foto. E voglio un metallo, un vetro e una cosa opaca. E guardate, che lo sapete benissimo, chiedere un metallo e un vetro Insieme. senza mezzi, fuori da uno studio con un cellulare, ok? Allora, questa cosa mi ha lasciato sinceramente senza parole e ve la faccio vedere. Aspetta, devo però, perdonatemi, Fai. sono stato così poco furbo che ho Nel una. frattempo passo il commento di Gianluca Santoro, a cui chiediamo, perché noi ci ricordiamo esattamente chi è Gianluca Santoro, di dirci qual è il nome del font che usa Marco sulla sua maglietta in questo momento. Per la selezione usando i canali, un bel esempio che mi ricorda è la foto di un cavallo nero dove Marco usò il canale del verde. Probabilmente l'avevi Allora, schiarito, guardate. immagino. Comunque, ora. No, una cosa che ho fatto con un canale. Allora, guardate questo, vi faccio vedere. Allora, questo è il set che la mia studentessa si è inventata. Non c'è trucco, Eccolo, non c'è inganno. semplice, efficace, perfetto. Esatto. È due abat-jour, va bene? Con due abat-jour ha fatto questa. Wow, brava. Questa. La Ragazzi, ragazza si farà. volere è potere. Io quando l'ho vista ho detto wow. Che tra l'altro non hai anche una dominante, e considerando due Avrà fonti di fatto un po' di luce post-produzione. diverse. Lei si è schernita e ha detto: vi ho, mi ha detto, in realtà sì, abbiamo fatto fotografia all'istituto. Frega niente. Non è quello che ti insegna le cose. Ha Volete fatto vedere? fare a Davide Barranca questa notte. No. Guardate. Abat-jour, con Ah, bello. pupilla nera, fotocamera, Sì. piccolo diffusore chiaro, La sostanzialmente. luce è appoggiata per terra, immagino. Sì. Sì, esatto. Sì. Volete vedere cosa è uscito? Wow, Volete vederne bellissimo. un'altra? O un'altra Bellissima. ancora? Sì. E Ah, qualcuno questa è proprio da pubblicità. è molto Ludovico Fossa Style, esatto. Ecco, queste sono le grandi gioie dell'insegnamento, vedere che c'è qualcuno che pensa prima di. Cioè, si è messa. Ah, per inciso, non ha avuto una settimana, ha avuto un'ora e mezza per farlo, perché io sono molto crudele. Ah, beh, allora probabilmente un pochino di sperimentazione Comincio a per. capire, Romolo, con il CCC. Beh, voi Queste capite che. forse le avete viste se siamo collegati sulla mia pagina Facebook. Questa è la prova d'esame di un'altra Sì. studentessa. Io ne Sì. parlerei. Bellissima luce, tra l'altro. Bellissima luce. Io guardo la luce. Ok? Ammetto che lei abbia, per esempio, dei flash semiprofessionali in casa. Ma, per esempio, lei ha detto: io ho sempre lavorato a colori, questa volta mi sono messa in gioco, ho voluto fare bianco e nero. Continua a farlo, ragazza mia. Ok? Fatto bene. Complimenti. Poi, se volete, vi faccio vedere due cose. Ma senti, ora io magari lo butto giù, ma a me mi è rimasto veramente un po' la curiosità di quell'alce, nel senso che ne abbiamo parlato in lungo e largo, ma L'alce poi, ok? non so se. Sono qui che me lo immagino appunto, magari Qui c'è a colori. il limite dell'inchiostro al 320, eccetera, eccetera, del nero. Sì. È una delle ragioni per cui molti fumettisti muoiono durante il corso dell'anno. Abbiamo avuto Non gente arrivano in pubblicata fondo. in Italia e in Francia che voleva spararsi, quindi Sì, siamo ma molto interessati anche lì. non ho dubbi, non ho proprio dubbi. Anche perché ho avuto studenti che mi hanno portato dei lavori con 400%. E io ho detto: ma cosa stai facendo? Flessografia? Cioè, ecco. E loro mi hanno guardato e hanno detto: ma è una pratica che si fa in palestra? Licenziato, via. Ritorni la prossima volta. Serigrafia potrebbe fare, o Comunque, linuleum grafia. io ho imparato tantissimo, se volete, questa è una storia assolutamente vera, ci sono dei testimoni. Io do sempre per scontato, perché sono al di là delle apparenze, una persona assolutamente ottimista, che certe cose siano più o meno chiare. Una volta stavo facendo un corso e stavo parlando dell'estensione di uno spazio colore, dico, che si chiama gamut. Dico, tutti avete chiaro che cos'è il gamut? E mi aspettavo una ola praticamente. È caduto un silenzio di tomba, che io ho scalato una marcia e ho detto:
Che cos'è il gamut? Lo sapete? 5 secondi di orrendo silenzio e poi una mano di una ragazza si alza così e mi fa: non è una farina per fare il pane? Ecco, giusto, è un marchio registrato. No, no, quello è il kamut, d'accordo? Ecco, per cui a volte bisogna essere molto precisi sulla terminologia. Successo davvero. Vi faccio vedere l'alce, ma avevo preparato due foto da farvi vedere completamente sì, diverse. Assolutamente. Sì. Questa è sicuramente nel suo piccolissimo, perché io non ho foto famose, ma la mia foto più famosa, che è finita sul retro di copertina del live Ron Live secondo volume. Ecco. Questa è stata scattata a Bolzano e questa è la prova per me che non bisogna mai guardare, mai fermarsi a guardare il visore per vedere com'era la foto precedente, perché si perderebbe un momento, semplicemente. Allora, questo è il concerto che Ron, che è naturalmente quello sulla destra, ha fatto in tributo a Lucio Dalla, facendo solo brani non necessariamente scritti da Lucio, ma che erano stati interpretati da Lucio, tra cui, per dire, anche Attenti al lupo, che pochi lo sanno, ma è di Ron, nonostante l'abbia portato al successo Dalla. E c'è un momento, questo brano è Anima, e un momento pazzesco dal punto di vista del light design, in cui Ron è completamente da sola, questo pianoforte rosso viene proiettata su LED wall. Avrei molte cose a dire sui LED wall ai concerti, chi ci ha provato sa che disastro sono per i fotografi. La sagomina inconfondibile, sì, Lucio Dalla, e c'è, se guardate bene, questa è una composizione bicromatica, a parte il nero, è un raggio focalizzato di luce rossa che incide su un microfono vuoto, simbolico al massimo. E per puro caso, a un certo punto, io non stacco mai l'occhio dal mirino, vedo questa scena, ho il tempo di comporla, ho fatto due scatti. Il secondo era lui che guardava il suo amico, o perlomeno sembra, perché in realtà voi non ve ne rendete conto, Marone è 5 metri più avanti di quella, sì, proiezione. Lui sta sullo sfondo, però dal punto di vista evocativo mi permetto di dire che questa immagine è enorme, cioè proprio è wow. E sapete com'è andata? Io ho fatto questa foto a Bolzano, il giorno dopo sono salito in studio e ho detto: questa la stampo, l'ho stampata grande così. Ho chiamato Luca, il suo manager, e ho detto: Luca, dove siete stasera? Lui mi fa: a Mestre. Dico: mi tieni due biglietti? Sono partito con la mia compagna, sono andato giù e ho detto: devo portare una cosa a Rosalino. E alla fine del concerto, prima no, perché non l'ho disturbato, Rosalino è uscito e io gli ho detto: toh, ti ho portato questo. Lui l'ha tirata fuori e ha detto: oh, cioè, questa è la foto che fotografa tutto il concerto. È stata una gran botta di fortuna, se vogliamo, ok? Ma se non avessi avuto l'occhio lì e fossi stato preoccupato a capire se avevo mosso quella precedente, scusatemi, un minimo di arroganza da parte mia, non me ne frega niente di quella precedente, perché ho questa, basta. E infatti non mi ha per niente sorpreso quando 2 mesi dopo il manager mi ha chiamato e mi ha detto: possiamo usare la tua foto sulla copertina? Ma fate quello che volete, l'ho regalata, è vostra, quindi va bene, ok? E questa foto, tra l'altro, ha anche un problema, guardate i blu. Non è che quando l'ha vista Ron ti ha fatto: oh, qui c'è troppo magenta, questa cosa, no. Il limite l'hai superato. Qui c'è un 120%. 320. Che cosa succede quando si stampa tipograficamente? Ah, certo. Ecco, questa ce la è una facevi foto... vedere in RGB. Questo che state vedendo è RGB, e anche se magari fosse su un monitor con un gamut piccolino, questo è spaventoso. E purtroppo... L'hai stampata in esacromia? Come hai fatto? Hai fatto no, 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 qua si aspetta quello che viene fuori. Se non sbaglio, gli ho dato una correzione in cui l'ho curvata in CMYK e ho tirato dentro tutto il ciano che potevo. Vediamo quanto ce n'è, ma penso che sia già parecchio, nel senso che adesso l'ho convertita, il canale del ciano lì è praticamente pieno, si può intensificarlo un po' qua, ma secondo me la cosa importante è togliere un po' di magenta, perché altrimenti a me piace blu, ma quella roba è viola,
E c'è questa vecchia arte che nessuno fa più di curvare in CMYK per ottenere un risultato, si spera, un pochino migliore. Però ecco, questa è una delle foto a cui sono in assoluto più affezionato. Ok? Vi posso anche dire una cosa, non si vede, ma io sono, allora, ho una filosofia per cui le foto di Shen non si devono ritoccare. Questa è stata ritoccata perché a causa della velocità di scansione mancava la parte superiore del cappello, cioè proprio la frequenza di proiezione. Sì. Non ho pressionato il sensore, ce l'avevo, ho preso il profilo e l'ho fatto a pennello, era l'unico modo per salvarla, ma maledetti LED wall, ti rovinano quello che No, anche perché hanno una frequenza a un cinquantesimo. Ah, vedi, vedi. Infatti, sotto un cinquantesimo non viene fuori un disastro dello sfondo. Il problema è che se sei lontano con 400 millimetri, il cinquantesimo non lo tieni fermo neanche se sei di Certo. marmo, cioè non ce la fai. Devi cementare proprio tutta la Sì, macchina il che va bene. cavalletto, il monopiede, però quando sei in certi contesti. E poi Pazzesco. vi faccio vedere. Il fatto, un'altra foto a cui sono veramente tanto legato, Ah, bellissima. una fotografia sbagliata. Non buttatele via. Allora, quella storia sarebbe lunga, ma praticamente mi sono trovato a fotografare questo concerto. A differenza del privilegio che ho avuto con Ron, che ho fatto tutto dall'inizio alla fine, potevo andare dove volevo, pure sul palco. Qui ero, ho fatto tre brani in transenna. E tutto il resto da fuori, in mezzo a una polpetta umana di 3.000 persone che spingevano e pogavano in tutti i modi, e tu sei lì ed è il 9 agosto, un caldo bestia, e hai 12 kg di attrezzatura sulle spalle, e sei lì col tuo teleobiettivo. Quello che Fantastico. viene fuori è un disastro, ovviamente, il più delle volte, cioè salvi se sei fortunato una foto su 5, anche meno. Il giorno dopo mi metto a fare la selezione, ero abbastanza contento delle prime foto che erano uscite, di quelle fatte alla transenna, di queste naturalmente no. E arriva questa e dico, eccola, questa avrebbe qualcosa, sarebbe bella, sarebbe simbolica, ma è un disastro. E vi spiego perché è un disastro. Beh, intanto perché il braccio del cantante cancella la faccia chitarrista. Perché qui c'è quello più creativo, sempre col cellulare, che probabilmente sta riprendendo se stesso, la tendenza del concerto. Non riprendi l'evento, ma te stesso allo show. Ecco, c'è il testone rovina concerti, ma non potevo fare No, ma altrimenti. quello contestualizza abbastanza. Ma Se sì, vogliamo. vedi? Ma sì. E la mano che ha anche un suo perché, però a me piaceva troppo questa assoluta botta di fortuna di Sì. aver beccato, trovato un varco, e poi c'è questo gesto. Comunque, il risultato netto è che io prendo questa foto e dico no, questa non può passare e la cestino. Fine. Su 200 rotti che ne avevo, forse di più, ne tiro fuori 24. Ma la mandi a Diodato in 40 secondi, ti toglie il cantante dietro, ti mette uno Lo sfondo so fare anch'io, Atos, di ma mucchi. il problema è un altro, è che non è etico nel reportage fare questo, cioè Certo. non mi andava proprio, Sì, capisci? sì, sì. Per cui ho semplicemente accettato che ero stato sfortunato, ma la verità è che quando ho fatto la selezione, ne avevo 24, ho tirato fuori questa di nuovo al cestino e ho detto, senti, è piena di errori, però a me dice qualcosa, non so perché. E niente, e l'ho inserita in mezzo con la scusa che nessuno l'avrebbe vista, sostanzialmente, no? Magari se non la vedono. In mezzo ad altre si perde. 3 ore dopo, una mia amica fotografa di Pisa mi fa: Oh Marco, su via, ma la foto che c'è sulla copertina di sto gruppo, che nota bene, era il loro concerto d'addio, non è quella che hai fatto te ieri sera? Io vado e trovo questa foto come copertina, l'hanno scelta fra, non lo so, 10.000, penso, perché c'erano più fotografi che pubblico quella sera. E è stato così sconcertante che abbiamo scelto la foto che io avrei buttato via e che alla fine ho salvato per istinto. Ma Ah, vedi, vedi, il risultato della cosa, netto della faccenda, è che a quel punto mi sono sentito in dovere, visto che io il gruppo lo conoscevo, l'avevo seguito, ma non li avevo mai incontrati, di mandare 2 righe di ringraziamento. Mi sono ingegnato per arrivare a questo signore cantante.
E questa è una delle storie più belle che mi sono capitate. Gli ho scritto tramite una dritta di sua sorella, che era amica di un mio amico, eccetera, eccetera. E per 6 settimane non è successo nulla. Poi lui mi ha risposto in maniera molto cortese, dicendo: ti ringrazio, guarda, non ho avuto tempo, ho avuto un sacco di cose da fare, ma adesso ti rispondo. Chissà, magari un giorno ci incontreremo. E poi, questo succedeva in settembre, il concerto era di agosto, verso la più o meno fine di ottobre. Sono a Milano all'ultimo photoshow, quello piccolo che venne fatto, correva il 2015, ok? Ecco. Insieme a Eizo, e a un certo punto mi sposto all'esterno con Antonio Manta a fumarci una sigaretta. Sono fuori con Antonio Manta, lo stampatore, e per pura coincidenza sono fuori dalla struttura e il mio stand è subito dentro. E a un certo punto sono lì che parlo con Antonio e sento qualcuno che dice: Olivotto dentro, mi giro. E di spalle vedo un signore altissimo, i capelli lunghi e biondi, e dico: e chi è che sta chiedendo di me? Vado. Ed era lui, è venuto a trovarmi. Dico: ma cosa fai qui? No? E lui ha detto: ho visto che eri a Milano. Lui era di Milano, viveva a Milano all'epoca. Ho visto che eri a Milano su Facebook ed eccomi qua. Mi ho fatto una sorpresa. E Che siamo spettacolo! diventati amici e stiamo lavorando insieme tuttora. Stiamo parlando, forse non l'hai detto, che questo è Giulio Casale, Lui è no? Giulio Casale, certo. Assolutamente. Questi erano gli extra. Gli Extra, esatto, il gruppo fantastico, fantastico. Ma in effetti è la riprova che quando una foto ha qualcosa da dire, diciamo, questo sovrascrive abbastanza i livelli di luminosità o Sì. elementi non voluti, secondari. Ma E in questo caso. questa io la presento ai miei studenti per fargli vedere che le foto possono avere un valore al di là di qualunque valore commerciale, possono avere un valore umano, un valore affettivo, un valore culturale. E la didascalia che uso davanti a questa foto è una frase di Giulio, degli Extra, del loro brano più famoso, in cui dice: le grandi immagini parlano sempre. L'ha scritto lui, non Beh, l'ho detto io. nel suo Ma non caso è una cantano. grande immagine perché l'ho fatta io, sia chiaro. È una grande immagine per una grandissima botta di fortuna, assolutamente. Sì, però la E fortuna a un volte. secondo e questa non c'era, ecco. Sì. Però, ecco, e nonostante gli errori, questa io ce l'ho appesa in corridoio a memoria eterna del fatto che questa immagine mi ha spostato la vita in qualche Come modo. diceva il maestro Shifu, credo, aiutami Federica, il caso non esiste. Cioè, credo, forse non ricordo Durante bene il Kung Fu nome. Panda. Donante Kung Fu Panda, grande momento dove Pietra attingiamo. miliare della Comunque, letteratura. c'è chi ha decrittato un po' il tuo metodo, caro Marco. Infatti, Romolo, Marco Livotto non mette mai a fuoco, sono gli oggetti che si spostano e si mettono a fuoco da soli per venire incontro Allora, chiaramente alle vostre pulsioni. diciamo la cruda verità. Romolo, forse inconsciamente, Marco me lo può confermare, Marco Diodato, sta ritoccando, per restare in tema, quello che noi dicevamo di Davide Barranca. Dicevamo che noi gli auguravamo di vivere fino a 380 anni, ma Detto inevitabilmente così, un giorno anche suona lui anche male. passerà a miglior vita, e dicevamo che sulla sua lapide ci sarebbe stato scritto: Davide Barranca non guardava i canali, erano i canali a guardare lui. Ah, Perché è bellissimo, è la cosa bellissimo. impressionante di Davide, guardate che vi racconto l'assoluta verità, Marco ne è testimone, è che tu sei lì che stai diventando stupido a cercare un canale che ti aiuti, perché non è sempre un canale, è una combinazione di canali a volte, e a fare una selezione non ne stai uscendo. Davide passa, dà un'occhiata alla tua immagine e con la sua inimitabile R-Moscia dice: serve qualcosa? Sì, sto cercando di fare una selezione. E lui, co come se fosse niente, dice: guarda, se prendi il verde, il rosso al 30% in sottrae moltiplicato con il nero di CMYK convertito in quel modo lì e con il BD Lab sovrapposto ci arrivi, e tu dici: che cazzata, provi, e la selezione è fatta, fine, Perfetto. è la verità, Sì, ci vuole un modo di riuscire a vedere il colore oltre, penso, l'umano, perché. sì, ma se tu pensi che Davide sia bravo sul colore è perché non l'hai mai visto in azione sul contrasto locale, lì secondo me nessuno lo batte. Beh, il contrasto Diodato, locale. lui fa veramente paura, cioè non è un caso che lui abbia
tra virgolette inventato, perché poi non l'ha inventato, ha preso un'altra tecnica, ma e l'ha reimplementata sostanzialmente. Ma lui su quello che riguarda lo sharpening, il contrasto locale, ha il cervello grande come il sistema solare, cioè voi non avete idea, fa veramente paura. Io mi ricordo, e Andrea Iacca lo sa questo, lo sa benissimo, se Andrea, ancora conferma se non allora sei in videochiamata. nei miei primissimi corsi, nati per scherzo veramente, grazie a Francesco Marzoli a Pescara. E poi siamo ancora qui in un modo o nell'altro, ho continuato, che si chiamavano CCC. La tradizione voleva che quando si arrivava nella città di qualcuno dei tuoi amici, l'amico veniva a farti a supporto. E io ne feci una a Bologna e Davide, che praticamente non ha mai insegnato in pubblico in vita sua, non senza un enorme sforzo di ansia, perché non gli piace questa cosa, mi disse: ma potrei fare qualcosa sulla maschera di contrasto. E in un garage rovente, anche se era ottobre, con 40 persone, perché erano arrivate gente abbiamo fermato i pugliesi che stavano partendo perché Davide parlava, era un evento. Gli abbiamo detto attivamente: non venite perché non ci stiamo. Andrea te lo può Dio mio. confermare. Abbiamo fatto scappare dentro Marco Diodato e Tiziano Fruet, che erano lì vicino praticamente. E io mi ricordo distintamente che lui il pomeriggio del secondo giorno ha preso la parola sullo sharpening, ha parlato per un'ora, un'ora e mezza. E io stavo seduto, il posto era piccolissimo, su questo divanetto di sotto lo guardavo e dicevo: e io, dopo di te, che cazzo dico? Cioè, ragazzi, no, non sto scherzando. Ho una memoria pazzesca, cioè quella roba lì stava davanti a 20 fotografi che non avevano mai sentito parlare di queste cose. E io dicevo: ho un vuoto di memoria, come si chiamano quegli incontri che fanno, che sono famosissimi, I TED. i TED? Sì, dicevo: tu devi andare a TED, cioè era semplicemente stratosferico. Venne fuori con questo, con questo paragone del piccione, raccontò la maschera di contrasto raccontando cosa succede nel cervello quando tu trovi un piccione al parco e lo vuoi fotografare. Chi c'era e ha capito Questa è una qualcosa sulla cosa? scena di The Beautiful Mind di Ron Howard, se non mi ricordo male. Forse si è ispirato, no, non lo so. Non lo so che si è ispirato o meno. Io so che a un certo punto ho detto: Davide, ascolta, mi lasci mettere questa cosa nel mio libro, che poi mai non è uscito. E lui ha detto: puoi mettere quello che vuoi, ma non l'ho mai scritta. Dico: come non l'hai mai scritta? Cioè, non hai una traccia di quello? No. E allora praticamente a memoria abbiamo ricostruito per tradizione orale 3 mesi dopo quello che aveva Dio, detto. Ha detto: sì, più o spettacolo. meno era questo. I discepoli che si ritrovano, che Sì, cercano ma di io voglio sapere ricostruire le cosa succede parole. nella mente quando c'è un piccione e gli vuoi fare una fotografia. Eh sì, a questo punto dobbiamo saperlo, cioè, Dobbiamo ma saperlo. pretendiamo di saperlo. volete saperlo? Io non ho problemi e ve lo leggo se volete, non c'è problema. Molto, molto volentieri, Non molto era. volentieri. Puoi Puoi andare andare anche a memoria, così, tradizione orale, ci piace questa cosa a. che ognuno poi dà una versione diversa. Datemi un attimo perché questo non era previsto, ma allora. È bello così, è Ma noi bello dobbiamo così. metterti in difficoltà, sennò che ci stiamo a fare. Allora, io dovrei averlo nel tag 2020, ok. Sarà la voce piccione, sarà una cartella. Post-produzione fotografica. Sono tutte le cartelle, no? Quella volta che umiliai Capitolo Davide Barranca non davanti. pubblicato del mio libro. Ok, perfetto. Aspetta, ecco. Ah, Voilà. eccolo. Oh. Questo è l'impaginato mai uscito del mio libro. Ok, Perché è perfetto. bellissimo, tra l'altro. Ora spero che l'editoriale Il Castello non ci blocchi la live, No, ma la questo non è diffusione. edito da nessuno, Ah, quindi non è è. ancora edito. Ah, No, no, perfetto. no. Allora questo è uno scoop internazionale. Allora, la cosa in questione era la sezione 12-12, questo è il capitolo 12, e si chiamava La necessità della maschera di contrasto. Ok? E
Atos, fai una bella cosa, non è molto. Non, Tutto quello che vuoi, io. togli, lascia la mia faccia, così la gente non segue, perché ci terrei a Sì, leggerlo, vero? L'ho fatto molte perfetto. volte in classe e fa sempre un certo effetto. Allora, è la prima volta che lo faccio online, quindi Vuoi una musica di sottofondo? C'è problema. la sera prima, con lunga manovra diplomatica, cioè bestemmie contro Andrea Jacca, praticamente, avevo fermato una piccola comitiva in partenza da Puglia per vederlo. Semplicemente non c'era abbastanza posto per tutti, esattamente quello che vi ho raccontato. Davide iniziò con una domanda: perché è necessaria maschera di contrasto? La risposta che diede in seguito resta, a mio parere, insuperata per acume, chiarezza e profondità. Senza dubbio fu uno dei momenti didattici più alti ai quali io abbia mai assistito. Purtroppo non esiste una registrazione, né video né audio, ma Davide ha poi scritto il suo intervento, in realtà l'abbiamo rimesso insieme e lui ci ha messo poi mano, e la memoria suggerisce che quanto segue sia molto aderente a ciò che venne detto quel pomeriggio. Per questo motivo, ecco a voi di nuovo l'unico e indimenticabile piccione. Ma ricordiamo soprattutto la domanda. Perché la maschera di contrasto è necessaria? E lui disse: la risposta più comune a questa domanda è che il mondo attorno a noi è zeppo di meravigliosi e sottili dettagli che cambiano e si fondono tra loro senza soluzione di continuità. Guardate un albero e ne vedrete la forma, i rami, poi le foglie. Se è un albero particolarmente affascinante e attraente, o se siete veramente annoiati, potreste pensare di avvicinarvi per esplorarne le caratteristiche più fini, come la grana del legno, le formiche intente a fare le loro cose e via dicendo. In altre parole, sembra che la trama del dettaglio del mondo sia infinitamente piccola, la sua struttura arrangiata con tale finezza da apparire come un continuo, ovvero il mondo è analogico, una rampa di gradini infinitesimi. Sull'altro versante, i dispositivi digitali hanno solo un numero finito di cassetti in cui inserire le informazioni che, se volete, potete chiamare pixel. Il bellissimo albero del quale vi siete innamorati deve venire schiacciato in quel piccolo sensore, rami e foglie comprese, quel che è peggio, le poche decine di milioni di pixel che porteranno l'informazione possono assumere soltanto un piccolo numero di valori per descrivere le magnifiche tonalità del soggetto e addio, infinita bellezza del mondo analogico. In altre parole, il sensore della vostra fotocamera e il valore di un pixel è digitale, scusate, e il valore di un pixel può essere 127 o 128, perché non esiste 127,5. La rampa ha quindi un numero finito di gradini. Aggiungiamo il fatto che il potere risolvente l'obiettivo potrebbe non essere ottimale, che i filtri di Bayer montati sul 98% dei sensori sul mercato vi permettono di catturare un'immagine RGB in cui il canale G ha un pixel buono su due, mentre i canali R e B altro non sono che grossi buchi con un po' di informazione sparsa qua e là, che le informazioni mancanti vengono interpolate, ovvero create dal nulla via software. A ben pensarci, è un miracolo che riusciamo a ottenere un'immagine. I bordi che delimitano gli oggetti si ammorbidiscono a causa delle limitazioni descritte e tocca a noi ripristinare una qualche nitidezza apparente. Questa è la risposta, in sintesi. Naturalmente, tutti questi punti sono corretti. In realtà, intaccano appena la superficie di una domanda solo apparentemente semplice. Per esplorare un punto di vista diverso, vi chiedo di seguirmi in un esperimento immaginario strambo e affascinante che riguarda la visione, la percezione e la mente umana. State camminando in un parco con un'amica e avete portato con voi la vostra fotocamera nel caso che la vostra attenzione viene improvvisamente attratta da qualcosa che si muove alla vostra sinistra. Girate la testa e toh, è un uccello. Iniziate a manovrare i controlli della fotocamera preoccupati degli ISO e della velocità dell'otturatore, ma la vostra amica estrae il cellulare e scatta. Sconfitti nel gioco di velocità del tiro al bersaglio mobile, puntate la fotocamera in direzione dell'oggetto volante che assomiglia a un piccione e scattate sperando che tutto vada bene. Ho un obiettivo migliore, un sensore più grande, più megapixel, quindi vincerò io. Adesso riavvolgiamo il film e rivediamo la scena un fotogramma alla volta, dal punto di vista della nostra percezione. Gli oggetti in moto nel nostro campo visivo periferico attirano la nostra attenzione, perché
perché potrebbero rappresentare un pericolo improvviso che ci minaccia. I nostri geni si sono evoluti per farci automaticamente girare la testa in quella direzione. Fa parte del nostro kit di sopravvivenza. L'azione è una conseguenza importante del processo percettivo. Lo stesso meccanismo si innesca quando siete in auto. Date un'occhiata al veicolo a fianco e il tizio che sta seduto nella sua macchina, aspettando come voi che la coda si muova, sembra girare la testa verso di voi nello stesso istante. Avete visto muoversi qualcosa e il vostro cervello ha bisogno di capire cosa sia, perché deve rispondere con la massima rapidità a tre domande, perfettamente sensate dal punto di vista evoluzionistico. Primo, la cosa vuole mangiarmi? Due, la cosa voglio mangiarla? Tre, voglio accoppiarmi con essa? Le speranze di sopravvivenza dei nostri antenati dipendevano significativamente dalla rapidità con cui trovavano le risposte, specialmente le prime due, perché il movimento percepito poteva anche essere quello di una leonessa a caccia nella savana. Per questo il cervello deve analizzare molto rapidamente i dati provenienti dagli occhi, senza preoccuparsi di dettagli rilevanti. Ad esempio, se siete in un campo da gioco e qualcuno lancia una palla nella vostra direzione, potreste trovarvi piegati con la testa sprofondata nelle spalle per un riflesso condizionato di difesa e autoprotezione. Avete visto qualcosa che avete identificato come un pericolo, ma non siete in grado di dire con precisione se si tratti di una palla da tennis, di uno scoiattolo volante o di uno strudel. Le caratteristiche principali, come forma, colore e movimento dell'oggetto volante non identificato, vengono memorizzate. Il riconoscimento è inizialmente un processo basato su dati o bottom up, dal basso all'alto, dai sensi al cervello, che finirà presto per interagire con uno basato sulla conoscenza o top down. Nel nostro esperimento immaginario stavamo camminando in un parco e la cosa, lassù nel cielo distante da noi, potrebbe essere una creatura vivente, come un uccello. È stato dimostrato che il modo in cui stimiamo la probabilità di un evento non dipende unicamente dai dati che ci arrivano dal mondo esterno. Quando guardate il vostro costoso iPhone schiantarsi a terra perché non siete riusciti a centrare la tasca al momento di riporlo nella borsa, valutate mentalmente la probabilità che il vostro conto bancario abbia una flessione come conseguenza della caduta. La vostra mente stimerà questa probabilità giudicando la forza impiegata nel muovere il braccio, l'altezza della caduta, il materiale di cui il pavimento è fatto e via dicendo. Per strano che possa sembrare, se il vostro telefono è sopravvissuto a tre incidenti la settimana scorsa, è più probabile che pensiate che quest'ultima caduta non gli sarà fatale. Se invece siete noti assassini di telefoni, sarete molto più propensi ad aspettarvi che un'altra vittima morirà presto. In ogni caso, stavamo attraversando un parco con un'amica quando i nostri sensi hanno identificato un uccello in volo. Obbediendo alla regola dell'inferenza bayesiana appena esposta, il grado di fiducia in una proposizione, cioè la nostra ipotesi sul tipo di uccello che abbiamo davanti, dipende sia dai dati derivanti dall'esperienza passata, scusate, dipende sia dai dati che arrivano dai nostri sensi, bottom up, ho visto un uccello grigio, che da quelli derivanti dall'esperienza passata, top down. So che sono in Italia, so che sono in un parco, le probabilità sono che non si tratti né di un condor né di un albatros, forse è un piccione. Il nostro cervello a questo punto inizia la ricerca nel suo archivio di cose note della vita. Si ferma alla lettera P ed estrae la scheda con la scritta piccione. Naturalmente la scheda ha una sua immagine, che però non è quella di un uccello reale, è una specie di media pesata di tutti i piccioni che abbiamo visto da quando siamo nati. Una specie di piccione ideale, oleografico, con tutte le cosette che un piccione deve avere: becco a punta, occhi lucidi, piume, zampe e scaglie, artigli che non possono ferire, ben rappresentate. L'immagine di questo piccione archetipale viene sovrapposta a quello reale nel tentativo di verificarne la coincidenza. Se la coincidenza esiste, abbiamo felicemente finito di identificare l'oggetto che ha attirato la nostra attenzione. Oh, un piccione. Un uccello così è comune in Italia. Si raccoglie in stormi enormi sopra le nostre città artistiche medievali, dove trova un sacco di residui di cibo abbandonati ai turisti e li restituisce ringraziando in forma di deiezioni che colpiscono i nostri magnifici monumenti. Per punizione, decidete di fotografarlo.
Nelle successive frazioni di secondo, una trasformazione avviene nella vostra mente. Passate da un piccione qualsiasi che avete visto a quel particolare piccione, perché ora potete acquisire dettagli ulteriori se il volatile collabora. E potreste scoprire che l'uccello ha piume più colorate della media, un becco particolare, zampe insolitamente lunghe, eccetera. In altre parole, l'uccello diventa unico a causa delle sue caratteristiche peculiari e adesso appartiene allo stormo di piccioni che vanno a formare la media nell'illustrazione della scheda piccione nel vostro archivio di cose note della vita. Passano i giorni. A casa, voi e la vostra amica state riguardando le fotografie al parco, scattate al parco. Una, particolarmente poco appariscente, ritrae un piccione in volo. Era per caso un test dell'autofocus? In ogni caso, la vostra reflex digitale condivide con il telefono cellulare la stessa mancanza di accuratezza. Una delle foto può essere più grande, mostrare un po' più di mosso e tuttavia più dettaglio. L'altra è probabilmente rumorosa e ha una gamma dinamica inferiore. Le immagini non sono quelle che vi aspettavate, ma non di meno si tratta inequivocabilmente di un piccione. Ci ricordiamo di averlo visto al parco. Davvero? Gli psicologi hanno scoperto che la memoria umana funziona in modo sorprendentemente efficace, ma differente da come ci aspetteremo. Invece di essere un pozzo senza fondo, un contenitore infinito di fatti, immagini, nomi e sensazioni, la nostra mente immagazzina soltanto poche informazioni per ciascun evento, distilla in un certo senso e conserva le caratteristiche principali, dimenticando il resto. Quando ricordate l'evento, diciamo anni dopo, il cervello apre il congelatore in cui conserva gli eventi passati, recupera gli ingredienti di base che ha messo in serbo e che formavano quello specifico evento e li cucina ex novo con le spezie e la salsa del giorno. Il cervello vi fa rivivere quell'evento esponendo una selezione delle occorrenze passate al vostro io presente. Dal momento che oggi siete persone diverse rispetto a 2 anni fa, è chiaro perché i ricordi di un fatto hanno un'elevata probabilità di cambiare nel tempo. In questa prospettiva, ricordare è di fatto rivivere un evento. Solo che voi siete persone diverse, con sentimenti diversi, aspettative diverse e punti di vista diversi. Quindi, cosa vedete in quella fotografia di un piccione? La regola di Bayes afferma che questo dipende sia dai dati che giungono ai vostri occhi che da un qualche tipo di ricordo. Vi ricordate che avevate con voi la vostra amata reflex digitale di alta classe e questo fa aumentare le vostre aspettative, indipendentemente da ciò che pensavate della qualità dello scatto quando l'avete realizzato. E la vostra memoria sta senza dubbio giocando con l'archivio delle cose note della vita, in particolare con la scheda denominata piccione. Il risultato è che state confrontando un'immagine digitale con problemi tecnici, osso, risoluzione, rumore, eccetera, e limiti reali, fisici, con l'illustrazione virtualmente perfetta, oleografica, precisa e ricca di informazioni che si trova sulla scheda piccione. Questa ovviamente vince a mani basse. Il vostro cervello sa che un piccione ha tratti caratteristici come un becco appuntito, occhi lucidi e piume e vuole vederli riprodotti nella vostra fotografia il più accuratamente possibile, altrimenti rigetterà l'immagine come sbagliata. Sì, il nostro cervello è una compagnia esigente, non solo ci fa percepire cose che non esistono, pensate a tutte le illusioni ottiche, ed è abbastanza intelligente da riconoscere le cose senza neppure vederle, ma si arrabbia parecchio se non troviamo ciò che vuole e rigetta qualsiasi cosa non si adatti alle sue richieste, che possono anche essere molto difficili da soddisfare. Non è affascinante tutto questo? Alla fine, la necessità della maschera di contrasto non nasce da un fatto puramente tecnico, ovvero tutte le problematiche legate al processo di compressione di un mondo infinito in un dispositivo finito, o dalla definizione di un mondo infinito attraverso un sistema finito. Quella è appena la punta dell'iceberg. La richiesta di enfatizzazione del dettaglio è intrinseca alla nostra mente e nasce direttamente da come il nostro cervello si è evoluto assieme ai nostri occhi durante centinaia di milioni di anni. Il nostro software eccezionalmente sviluppato processa costantemente le informazioni che raccogliamo attraverso il nostro hardware di cattura in una maniera così avanzata che nessuna coppia fotocamera-processore può emularla. Alla fine, questa è la differenza tra percepire e vedere. Questo è il baratro, che è il nostro dovere.
riempire. Beh. Ecco. Riprendo fiato perché io farei un applauso. Ma no, capite perché? Perché tutti quanti di mezzo libro, questo è il problema. Sì, cioè, allora, questa live innanzitutto la categoria Marco Olivotto, Casa Vaco, ma a casa Olivotto, ma anche Casa Vaco, ma Casa Barranca a questo punto, perché praticamente sì, abbiamo occupato una fede, giustamente. E, tra l'altro, ecco, io devo dire, Federica aveva gente che stava bussando alla porta, ha dovuto scappare, e comunque ti ringrazia e ringrazia tutti, ma era veramente oltre i suoi orari e doveva fare altro. Ma, e quindi, cioè, Marco, c'hai veramente così, siamo attoniti, dobbiamo digerire, dobbiamo metabolizzare tutto, dobbiamo rivederci la live, penso, un po' di volte, perché, per capire bene, soprattutto questa carrellata finale, io mi sentivo proprio dentro una, non lo so, dentro il finale di un film di Kubrick, forse, non saprei dire, forse Barry Lyndon, non lo so, ho delle idee confuse anche più del solito. Marco Teodato ha già preparato la pizza e giustamente dice applausi a scena aperta, e c'è gente che ci ringrazia e ti ringrazia soprattutto, perché grazie Anna Maria, un'esperienza del genere penso non c'è, non l'avevamo ancora vissuta. Marco, davvero, a questo punto dobbiamo assolutamente restituirti la tua vita, e purtroppo anche noi ci abbiamo gente che ci bussano alle porte. Io vi ringrazio, è stato un bellissimo pomeriggio, davvero. Guarda, mi rimane un po' l'amaro in bocca che avevamo preso un ritmo tale per cui potevamo stare qui, penso, altre 2 ore e approfondire, ma non è neanche tanto l'approfondimento tecnico, è proprio il piacere di stare a parlare di queste cose. Facciamone un'altra quando sarà più fresco, verso l'autunno, sì, quando abbiamo di uscire e riprenderci le nostre vite. Sì, dobbiamo assolutamente anche riguardare un po' la formula di queste cose, appunto. Questa volta ci sarà anche Barranca che darà la sua versione di come è andata con la foto dell'Alce. Ma io credo che coinvolgere Davide in un live sarebbe uno dei successi diplomatici più grandi della storia. Potrei provare a chiederglielo, ma sì, ci mettiamo anche... Va in ansia, cioè lui è dichiaratamente associato. Beh, se riesce poi a dire queste cose in pubblico, che vada in ansia, anzi che vada veramente in iperventilazione, no, non c'è problema. No, ci fu una diretta che facemmo io e lui, una delle primissime, a tempi in cui ancora i modem si andavano a pedali, la facemmo con un gruppo di fotografi americani e insieme a... I modem a pedali è bellissimo. Insieme a Roberto Bigano, fotografo di Verona, con cui collaboravamo all'epoca, fu molto bello. Però così dai, la prossima volta facciamo Marco, sì, Marco Olivotto, Davide Barranca, Giulio Casale e Ron. A questo punto va bene, una gemma, mi sembra il massimo. Va bene ragazzi, io niente, sono un po' costretto, ripeto, un po' mi dispiace, ma dobbiamo un po' chiudere la cosa qui. Comunque spero che abbiate apprezzato questo punto di arrivo delle nostre live Casa Vaco, ma come si può parlare di cose di grande levatura pur avendo dei conduttori che non sanno assolutamente di cosa parlano. Non è vero questo. Ritorneremo a parlare di invece storyboard questa volta animatic per vari tipi di produzioni diverse, videogame e altro, con Nicola San Marco, che di cui insomma vi parleremo tra prestissimo. E di nuovo, allora Marco, rimani un attimo online che ci salutiamo, certo. In privato. Ragazzi, è stato bello, spero per voi come per noi che ci eravamo dentro, è stato sicuramente, lo è stato, perché vedo che eravate veramente in molti, non eravate 70, ma se a questo punto come atto finale vuoi fare quello che hai promesso, Marco, lo puoi fare. Guardate così, perché in funzione, ecco, ogni shampoo potrebbe essere l'ultimo, ecco, a questo punto dobbiamo lasciare
una testimonianza. Arrivo qua. Non li taglio per principio dal primo lockdown. Ecco. La vita di grandi scienziati, come sapete, li ha portati ad avere dei look particolari, quindi è giusto che anche Marco non si sottragga a tutto questo. È una parrucca, in realtà. Okay. Io ringrazio tutti, vi ringrazio davvero, davvero, e vi lancio un'ultimissima piccola provocazione, specialmente riferita a questa cosa che ho detto sotto. Si può usare, si fa, è bello, è divertente, è creativo, è tutto quello che volete, ma pensate davvero che Photoshop sia semplice con questa roba sotto? Vedete voi. Vedete voi. Beh, praticamente in Italia non esiste una... No, ecco. Vabbè, non lo dico neanche, non voglio ripenare. Va bene, grazie Marco, grazie di cuore veramente. E grazie a tutti. Grazie a tutti. Al prossimo venerdì. Ciao ragazzi, ciao.